Cosa vuol dire porco Livio? Ma che cazzo ne sacci che? Ma porco Livio! Improvisational tone. Porco Livio. Fanculo a Livio.
Bello, concettuale. Maledetto Maggi, maledetto. Bello. E l'oscurità. Che cazzo ha toccato quella? L'oscurità splendente appunto, di verrà con te. Ci assicuriamo che magari è accesa la telecamera. Che cazzo c'è? C'è un buon accettare. Voglio vedere in sti giorni quando non ci sono come farai. Perdente. No, nel senso, se io so che non ci sei... Quella so che ci devo guardare. Io invece ho dato per scontato che fosse già accesa. Ma lo vedi che lo schermo è spento? Che vuol dire? Magari è andata in modalità stand-by. Che cazzo ne so io? Ci stanno le telecamere che vanno in modalità stand-by. Ma lei cosa dice? No, hai detto una stronzata. No, non vai in stand-by se sta attaccato al computer. Ma che ne sai? Vabbè, adesso lo sai. Quella è roba tua, mica roba mia. Adesso lo sai. Ha segnato Marezzo, siamo tutti contenti. Siamo pure Lukaku, se per Lukaku ha segnato. Non ti segna in campionato, ti segna... Quello che dice Occo, stronzo di pelle. Sì, rigore, che ringraziamo ti ha ribattuto, perché sennò la prima volta sei da cagato. Il merda. Uno pari col di Marezzo, questo è importante, sto gol. Vincevano pure. Sì, tanto non vince la Champions lo stesso. E chi lo vince? Ottavi. È tosta. Dai, dillo. Solo 1-0 tosta, eh. Ritorno a... Dai, dillo, Maggi. No, non vince Real. No, no, dillo. Chi è? Il chi PSG? No, dillo. Esce mo' il PSG. No, dillo. No, ho capito. Allora, non c'è il Real... No, lui vuole... Silenzio. Non c'è il PSG. Non c'è il Real Madrid. Chi altro c'è? No, Liga... secondo te chi vince? No, il Chelsea non vince. No, ma chi vince secondo te? Sto pensando. Cioè, tu sai chi non lo vince, non infatti, sai chi vince. Infatti, ma come tu è possibile? Fai per esclusione, no? Ho da cane in tendenza, mi piace. Vai, poi. Aspetta, fammi vedere un po'. Ottavi Champions. Non un'italiana. Vabbè. Che lì voleva dire Napoli. Guarda come si casa lì. Cazzo dici? Ma quando andò a Napoli? Cioè, Bayern Monaco potrebbe vincere. Bayern Monaco, sì. Cioè, secondo me... È l'unica che è rimasta. No. No, secondo me, per esempio, una ipotetica re finale, se non si incontrano prima, è Bayern Monaco Real Madrid. Quindi vince il Bayern Monaco. Potrebbe essere. Ma scusa, hai detto che Real Madrid non lo vince. Che c'entra? No, però, no, se tu mi dici non lo vince, no, vuol dire che l'altro lo vince. Falla, sì. Si incontrano ai quarti di finale Bayern Monaco Real Madrid. Secondo me, magari vince Real Madrid, ma non per questo Real Madrid vince la Champions. E chi vince? Falla, sì. Hai sbagliato. Chi vince? Sto a guardare le squadre. Facile dire chi non la vince, ne vince una. Diciamo che mediamente ci azzecchi quando dici una che non effettivamente, vince. Effettivamente, cioè... è facile. Allora, la mia pretendente al titolo è diciamo Bayern Monaco. Ok, l'avevamo capito. La seconda è il Real Madrid. Terza, a pari merito, ex aequo, metto Manchester City Chelsea. Ah, okay. Quindi per te il Napoli neanche ai quarti esce. Ai quarti no, esce. Ma dove cazzo va il Napoli? Dipende chi incontra. Se c'ha culo e gli capita, che ne so, magari il Porto, se batte l'Inter è un conto. Se c'ha culo e gli capita, che ne so, il Borussia Dortmund che batte il Chelsea, va bene. Se gli capita una tra club Brugge e Benfica, pure. Bene. Però cioè, gli deve dire sempre culo. Già mo gli ha detto abbastanza culo con l'Eintracht, ha beccato la più scarsa. La più scarsa, sì, la più scarsa. Che cazzo. No, Club Brugge, dai. Però no, Club Brugge è arrivato prima, no, secondo è arrivato. Mi sei arrivato secondo nel giro del club. Ma perché è arrivato, perché è arrivato secondo, perché loro sono qualificati. Con una giornata di anticipo si sapevano di essersi qualificati. E mi sa che l'ultima l'hanno un po' stronzeggiata. Vabbè, dai, comunque sia. Perché siamo qui questa notte? Perché siamo qui, Mario? Siamo qui perché effettivamente devo dire che...
sono stati bravi questa volta, perché non era facile, dopo un cattivo così storico, cercare in qualche modo di portare nuova linfa al franchise. Ma, cioè, nuova linfa, ma certo, guarda che è difficile con un cattivo linfa storico come quello che ha segnato generazioni, con l'altro secondo cattivo che comunque era il coantagonista, che anche quello è diventato celebre, era difficile. In questo film hanno cercato di andare avanti nella saga retconnando un po' qua e là quello che è stato episodio 9, però effettivamente ci sono riusciti un po'. L'hai capita? Sì, l'ho capito. Ci sei arrivato un po' tardi, eh? Cioè, più che altro è un buon inizio di trilogia. Cioè, tardi. Perché all'inizio non avevi capito. No, ecco, esatto. È abbastanza. Benvenuti a Quantumania Star Wars episodio 10. Io non l'ho visto sto episodio 10, quindi non ve saprei di sta cosa di quanto. No, aspetta. Allora. Ma non hai capito. No, sì. Ha capito. Episodio 9. Ah, sì. Ok. Sì, però allora, ecco, prima di iniziare a fare poi il resto sul giudizio, cioè vi dico le cose che io ho visto che si rifanno ai vari Star Wars, perché poi ce ne saranno anche altre quasi tutto il film. Sì, esatto. Però allora, vabbè, ci sono un mondo pieno di alieni strani. E vabbè, quello ci può stare, però insomma, ambientazione particolare, vabbè. E la prima cosa che fanno quando arrivano lì è andare nel deserto Wasp è vestita uguale a come si vestono su Tatooine. Sì, ma pure loro quando gli danno i vestiti. Identici, cioè Tatooine quel momento. La caverna, il covo è all'arrivo di Han Solo con Chewbacca quando c'è Skywalker. Esatto. E stanno lì a parlare al bar. Cioè, il bar è palesemente Cantina Band. E poi c'è il Lord che è Lando Calrissian, sì, ci posso che è il vecchio amico che però nel frattempo è stato lasciato a se stesso a combattere contro l'impero e di conseguenza si è dovuto piegare e adesso non è più l'amico che ricordavano, loro ci vanno pensando che è l'amico e invece si fanno inculare, sì. E dopodiché c'è l'impero. Sì. C'è pure zia Petunia alla fine. C'è zia Petunia. Ma c'è zia Petunia, quella lì è praticamente. Oh, bella zia Petunia Andor, facciamo la stessa cosa. È lei che parla. Sì, devo dire che zia Petunia con un bel po' più di carattere, zia Petunia. Sì, sì, però zia Petunia. Okay. Quella, poi ci sono un minuto, no? L'ha messa Mattia, il mio amico. Ah, la vai lì. Vedi se c'è, il mio amico Mattia. Di Malioski. Poi c'è la ribellione è uguale, i ribelli. Certo, i ribelli sono uguali, ovviamente. E ci sono addirittura i suoni uguali. Cioè, quando camminano le truppe, è lo stesso suono di quando camminano le truppe nella Morte Nera, quando fanno su e giù per i corridoi. Cioè, quelle scene quando arrivano i gruppetti nel corridoio e loro si mettono nascosti così. Cioè, primo Star Wars palese dentro la Morte Nera. E poi a un certo punto parlano e parlano come i droidi. No, devi andare su. Parlano come i droidi. Cioè, io a un certo punto ho detto: adesso questo qua mi dice Roger. Cioè, io stavo aspettando Roger. Solo quello mancava. Cioè, il droide, vabbè, il truppino che fa Roger, e abbiamo preso tutto proprio. Usa la forza. Sì. Usa la forza. Cioè, quali sono i poteri del nuovo villain della Marvel? La forza. Anche se là c'è un buco tra ok, e mezzo buco in un multiverso Star Wars esiste, certo, è questo, cioè è venuto da quel multiverso, cioè in realtà questo Kang è quello che viene dal multiverso Star Wars e quindi ha ripreso l'universo di Star Wars e l'ha messo lui nel mondo quantico, ci sta, e non lo so, raga, cioè, vediamo che dice il Mattia. Dice il maestro. Lui c'ha un problema con l'audio. Mattia? Sì. Perché parla forte, Mattia? Mattia, devi stare molto attento. Mette il dito sul microfono, secondo me. Come ti permetti? Ho capito. Ti sembra normale quest'audio? No, non è. Ma perché normale. Lui vuole che tu stai molto attento. No, non c'entra niente, non è stare molto Svizzero, attento. Ti direi di sì se non fosse che loro lo fanno apposta a prendere sceneggiatori tra virgolette cani, ovvero sceneggiatori che sceneggiano la roba mezza di merda per la maggior parte, perché deve essere roba fruibile a tutti, che uno può vedere anche se in realtà non lo sta guardando, se ogni tanto gli dà un'occhiata. Funziona uguale. A voi vi sentiva bene? Ma andate a cagare, non è vero.
Ma allora, no, volevo vedere se si sentiva bene, magari erano solo le casse basse. È basso, non so, è basso, ragazzi. Troppo alto. Sì. In un minuto, un film semplicemente osceno. Si salva giusto la colonna sonora. Per il resto assistiamo a un insieme di situazioni attaccate con lo sputo, perché una sceneggiatura solida è un miraggio. I personaggi a momenti non hanno caratterizzazioni, non hanno archi narrativi, non ci sono tensioni tra loro, non ci sono sviluppi. Passano da un punto A a un punto B con un montaggio criminoso. Sembra che manchino intere porzioni di racconto. La CGI è scadente, i green screen sono visibili ad occhio nudo. Modok è un personaggio osceno, inguardabile, Kang un cattivo impalpabile, interpretato da un Jonathan Majors a cui sembra scappare la diarrea in ogni sequenza, e soprattutto ormai la deriva camp è sempre presente. Non c'è più alcuna pretesa di realismo, sembra di vedere una zuffa tra cosplayer a Lucca Comics. Francamente, quanto proposto è terribile e non funziona, noioso. Ma di troppo esagerato. Allora, c'è alcune cose, c'ha ragione, però secondo me, allora io il film l'ho visto in inglese, secondo me Kang in inglese è più figo di quanto non sia in italiano. Maggi, com'è possibile che tu l'abbia visto allora, in inglese? Io perché ho degli agganci che fanno dei film al cinema in inglese. Sì, esatto, c'ha il cinema quello che fa in lingua originale. Mica va nei cinema sfigati come tuoi. Come pensi che si vedono anteprime stampa? In italiano? Sei Lio Marcone, sei. Una volta mi è successo così, un'anteprima stampa, era data in italiano, non so per quale problema, due critici molto famosi, i quali mi farò i nomi, ma uno lavorava per Messaggero, si è alzato, adesso voi mi dite del film in lingua originale, 20 minuti di proiezione in ritardo perché hanno messo il film in lingua originale, mi dica che cazzo. Magari potresti essere tu tra qualche anno. Ovvio, no, io già adesso. Già, sì, lo farebbe già adesso a romper cazzo. È eccessivo. Non è il più brutto girato fino adesso. Allora, io sono d'accordo sulle. Prima di tutto, percepisco un pattern che non mi piace. Sì, Frab, sono d'accordo. Cioè, tutti quanti, diciamo, i major influencer di cinema. E, li trovo tutti troppo diciamo concordi nella stessa identica analisi e, questa cosa mi sembra una cosa un po' extra film, cioè mi sembra come se loro avessero deciso per qualche motivo, perché noi non seguiamo tutti i pre, sai, loro si seguono come è stato girato, i problemi che ci hanno avuto durante le riprese, gli sfregi col cast, le riduzioni o gli aumenti di budget, insomma tutte queste stronzate che non c'entrano niente col film che va in sala poi. E quindi poi, allora arrivano, che per l'80% già hanno deciso com'è un film. Poi possono essere sorpresi dal restante 20%. E io tutta sta parte invece la ignoro, perché secondo me quello che ti vede è il film quando va in sala. E il film in sala non è un gran film, ma se mi si difendono altri film, si può difendere anche questo. Ma infatti, cioè, questo secondo prima me, di tutto, secondo me noioso non è. Cioè, Eternals è noioso, Wakanda Forever è noioso, ma Wakanda Forever è bellissimo. No, bellissimo. Non dico detto a te. Però a me che mi si incensi Wakanda Forever e si dica questo è un film di merda, cioè non abbiamo visto gli stessi film, raga. Non abbiamo visto gli stessi film, perché se io devo scegliere cosa guardarmi, mi guardo comunque Ant-Man and the Wasp. Ciao Zore. Vedova Nera, vabbè, non è un film, sì. Ok, quindi cioè, se devo scegliere, io comunque mi guardo Wakanda Forever e vi dico, cioè Wakanda Forever Quantumania, e vi dico anche le cose che ha in più, cioè comicità funziona molto meglio qui, cioè comunque sia, diciamo, allora Modok può piacere o meno, ok? Ma Modok a chi non piace perché lo conosce, sa chi vabbè, è, infatti c'è sempre la solita storia, l'hanno messo a me, Modok è un cattivo principale nella saga della DC, quasi qua è per quello, la gente è rimasta delusa perché l'hanno ridicolizzato solo per quello, sì. No, però, ma perché però giustamente un tizio con una testa gigante e braccine piccole, cioè a film va bene, in un fumetto va bene, lo puoi rendere tenebroso, però in un film
Ripeto, la stessa cosa di quando fai live action degli anime. Cioè, una cosa del genere, se la vedi a film, è ridicola. Cioè, puoi fare la CGI bene quanto te pare. Un personaggio come MODOK è ridicolo. L'hanno reso a meme. Una delle scelte, secondo me, che ci, può, cioè, ci possono stare, renderlo meme. Cioè, accettabile. No, ma allora, ma più che altro, vi posso dire, cioè, su MODOK, poi andiamo avanti, ma su MODOK, io vi devo dire una cosa. All'inizio, quando l'ho visto, ho detto, Dio, che è sta merda. Alla fine del film, secondo me, ha provato. Cioè, l'evoluzione del personaggio di MODOK nel suo essere ridicolo, in realtà coglie un punto anche della nostra società. Cioè, io gliel'ho detto anche allora quando siamo usciti. MODOK, io ci ho rivisto in MODOK, il classico fan ossessionato da qualcuno, che arriva ad essere talmente tanto ossessionato da fare dei danni a quella stessa persona. E fino a che poi, quando gli dicono, non sono un cazzo, sì, sì, a canna, ma che cazzo stai a fa? Viene, prima viene messo da parte, rosica, si vuole vendicare, prova a vendicarsi in maniera goffa, dicono dai, che cazzo sta a fa? Lui si costruisce nella sua mente una redenzione che in realtà non c'è, ma se l'è costruita lui nella sua mente una redenzione per poter dire agli altri sono come voi, lui non è come loro. Cioè, a me la cosa che mi è piaciuta è che gli altri non gli hanno fatto sì, dai, sei un grande, tutti cringiati, nessuno lì nella la scena morte più anticlimatica, ma giusto che abbia così, ma giusto così, è giusto così, perché il fatto che tu abbia fatto una buona azione alla fine non è che ti rende improvvisamente un eroe e ci dimentichiamo di tutte le stronzate che hai fatto prima. Lui si è voluto immedesimare in sono un Avengers finalmente, falso. E loro ovviamente non gli dicono né sì né no, perché dirgli di no mentre sta morendo è brutto, dirgli di sì però è falso. Sono un po' cringiati, la manina secondo me fa l'effetto cringe che deve fare. Poi muore e loro fanno, beh, anyways, andiamo avanti. E secondo me è riuscita, raga, quella scena è riuscita. Hanno mandato un messaggio, un poi strana, che non lo vuoi mandare, cioè che mi dici però non me lo mandare con MODOK, perché a me MODOK mi piace perché ho visto i fumetti. Ok, io il MODOK non l'ho mai letto nei fumetti. E quindi a me invece come personaggio è piaciuto. E come è stato scritto il personaggio, poi che non è coerente, ma come a me mi era piaciuto il coso, il coso, come si chiama? Il mandarino in Iron Man. Cioè in Iron Man 3 secondo me si salva solo il mandarino. Cioè Iron Man 3 è una merda. Il mandarino carino, figo. Poi lo riprendono anche in Shang-Chi, uguale, l'unica cosa che si salva in Shang-Chi è il mandarino. Cioè a me piace quel tipo di personaggio. È particolare, anche coraggioso se vogliamo, ok? E per il resto, la comicità secondo me funziona. Cioè sia all'inizio che alla fine ci sono belle, belle scene. Cioè quella iniziale in cui lui si adagia sugli allori, diciamo. Che poi se posso dire... Lui chi? Ant-Man. Ah. No, allora sì, allora ecco, questo volevo dire. I primi due minuti secondo me sono bellissimi. Lui che cammina. Lui che cammina e ti fa vedere proprio com'è la vita di una cazzo di persona famosa. Te lo fa poco capire. Cioè, io ho apprezzato moltissimo. Poi tutto molto in decadenza. Però all'inizio ho detto, oh, parte bene. Che ti fa proprio capire l'ipocrisia delle persone. Quelle persone che non sanno neanche chi cazzo tu sia, ma vedono che ti fai la foto con gli altri, eccetera, e ti offrono la roba. Cioè... ti fa capire proprio, ma anche il concetto del, ah sì, quello c'ha i miliardi, ok, e te gli offri la roba, invece magari a un tizio poveraccio non gliela dai perché non riesci a pagarlo. Siete tutti degli ipocriti di merda, facce del cazzo, che fate gli amici anche se non è vero, mondo del cazzo. Bello, bello i primi due minuti, belli belli. Ah, comunque $10, so se... $15 il cappuccino dei mortacci. Sì, sì, cazzo, vabbè, follia. Però, cioè, veramente, mi ci sono... cioè, l'ho proprio vissuta quei primi due minuti. Ho detto, questi primi due minuti sono fighi. Speriamo che continui così. Poi cambia tutto, ovviamente, perché sei in un film Marvel. Sì, ma però, ti posso dire che non è sto film così malvagio. Allora, ho scritto tutti sto film malvagio. Va preso... allora, io ripeterò meno sempre... meno peggio, Shambu con le trama, sì. Mo ne parliamo. Poi parliamo della parte. C'ha un retcon fatto male, grosso. Retcon fatto malissimo. Ok. Ne parliamo dopo. Entriamo nello specifico. La cosa è questa. Però... io continuerò a dire per l'eternità. Ciao, Ari Annocettino. Con quale. Ciao, Ari. Con quale
Con quale intento stiamo andando al cinema? Stiamo andando che questo al cinema... film non ti serve per vedere Ant-Man. Probabilmente. Stiamo, certo. stiamo andando a vederlo perché stiamo vedendo un film Marvel, oppure ci aspettiamo, come al solito, il capolavoro d'autore? Cioè, il problema è che l'eccezione è quando un film di questo tipo viene bene. Cioè, non dobbiamo... Ti ripeto, ormai sono arrivato alla conclusione del... Mi ha intrattenuto? Sì. Va bene così. Sai, cioè, cosa, non cerco nient'altro a sti film. Però, infatti io non capisco perché avete stirato tutto quell'odio su Thor. Ho iniziato a pensarla così dopo aver visto Thor. Ah, cioè, Thor è okay. stata la mazzata finale okay. che ho detto, da adesso... Vado a vedere così. Per me Thor è comunque inferiore a sì, questo. Sì, anche perché Thor poi si prende sul serio alla fine. Lui no. Lui Scott Lang è cazzone pure alla fine. Allora, no, questi aspetta, sono aspetta, cazzate no, perché, qua, perché qua il cattivo, il cattivo si prende sul serio sia qui che in no, Thor. Sì, e beh, il cattivo si prende sul serio, eh. Il cattivo si prende sul serio. Thor non si prende sul serio. Ma Thor si prende sul serio cosa? Alla fine. Ma Thor è più cazzone di Ant-Man. Ma non ma sì, fa alla fine. Alla fine del film di Thor 4 si prende sul serio. Thor è un film più cazzone di Ant-Man. Mo ci manca solo. Questo è vero. A me però è piaciuto di più Ant-Man, poi è piaciuto di più, siamo lì, io tipo ad Ant-Man questo qua quanto gli do, per i film Marvel 5 e mezzo, ma perché? Perché vado là con una cosa, devo passare un paio d'orette e voglio qualcosa che mi intrattenga senza pretese registiche, ok? Mi vedo qualche effetto speciale, qualche scazzottata. Poi, se vado a vedere nel contesto, ci sono delle criticità che mi hanno comunque dato fastidio. Che mo ne parliamo. No, però, sì, però, essenzialmente, è un film Marvel. Cioè, è veramente, questo è un film Marvel. Proprio, non c'è niente di più, niente di un meno. Un film Disney. Classico, proprio. No, classico. Marvel... Cioè, secondo me è più Star Wars quasi che Marvel. Però è un film Disney. Vabbè, no, è un film Disney. Dico come qualità del prodotto. Va bene, ok, come qualità del prodotto. È sì. un film Marvel. Cioè, stiamo là. Cioè, certo, ovviamente ci sono dei film superiori, dei film inferiori. Ciao, però più o meno, ragazzi, nessuno è un capolavoro, secondo qua, pure, me, di Marvel. Pure, cioè. Pure l'ultima scena, diciamo, quella in cui lui cammina e dice, oh, finalmente... stiamo in pace, ho salvato il mondo, dai, e godo. E poi come ci fa? Oddio, ma ho salvato davvero. Sì, quella pure è carina. E gli piano le paranoie. Quella è una scena bellissima. Cioè, quella è uno dei migliori finali che ho visto in un film della Marvel. Certo, tra inizio bello. E fine sono 5 minuti totali bello. Di film. Quindi, sì, vabbè, belli, ho capito. Però sono 5 minuti. Sì, sì, no, certo. Infatti, cioè, io sono partito dalle cose positive perché ho sentito tirargli solo merda. Ho detto, vabbè, mo. Manca a fa così, però. Ma poi, cioè, ecco, ad esempio, sì, la CGI, le cose non sono perfette. È vero. Ecco. Però io comunque al cinema, sinceramente, che siano un po' pupazzosi, le cose un po' non fatti perfetti. Ma guarda, sinceramente, anche perché stai in un altro mondo, praticamente, cioè, ok, va bene. Va bene, ok. Ah, abbiamo deciso che il tizio col buco è Livio. Scritto da Giorgio Cappello di Paglia. Non è Livio. No, per me no. è un film. Quello, di sì, Giorgio ma quel momento è proprio Giorgio Cappello di Paglia. Cioè, non c'è nessun motivo per cui quel coso, una volta bucato, debba fare quella cosa. Cioè, non c'è nessun motivo. Che cosa è successo? C'è il potenziale nascosto. Non c'è il buco. Gli fanno il buco. Allora lui... Sì o no? Cosa è successo? Il tizio Giorgio Cappello di Paglia. Momento Giorgio Cappello di Paglia quello. Però ridi. Cioè, è carino. Dici, nella follia. Ma è tutto un po' così. Cioè, questo film è molto folle. È un folle godibile? Sì. È un folle bellissimo? No. Per niente. È un folle Marvel? Sì. Sì. Te dico, alcune scene mi hanno fatto pure ridere, quindi c'è un film che fa il suo, ripeto. E guarda, secondo me, con 3 o 4 accorgimenti importanti sulla parte trama, era un bel film. Cioè, il problema è che hanno fatto
cioè hanno sbagliato in cose molto importanti, secondo me, che poi mo le andiamo sì, a dire. Ah, non sapevo potessi fare questa cosa, lo dice anche quella cosa, per dire, è una piccolezza che in realtà io ho apprezzato, perché è la stessa cosa che ho pensato anche. Oh, ma questo sopravvive, può fare quelle cose. E poi dice, ah, potevi fare quella cosa. Quelle cose sono quelle cose che a me personalmente mi fanno molto ridere, perché ci ho pensato anch'io. E quindi ti danno anche una giustificazione ilare al fatto che possa fare quella cosa. Quindi, ah, raga, pure la scena in cui fanno vedere tutte le truppe con le astronavi che partono è esattamente la stessa scena di Clone Wars. Cioè, è proprio la stessa scena. Cioè, hanno preso delle scene proprio uguali. Ci sono proprio le stesse scene. Ma sì, l'hanno copiato Star Wars. Hanno preso, vabbè, mica solo l'impero colpisce ancora. Cioè ecco, io l'unica cosa veramente brutta che ho notato, che mi ha fatto storci il naso, e ripensando a Boris, l'attrice che fa la figlia, è una cagna maledetta. Hai visto i primi piani? È inespressiva, cagna maledetta. Vabbè, non. Ah, non allora. Madonna! La figlia! Ok, ecco, parliamo un attimo di questa cosa. Allora, Marvel, va bene, però occhio, perché. Allora, sentite questo personaggio e ditemi dove l'avete già visto. Io ho una risposta a questo. Ok? Allora, c'è una teenager che è un genio, che ha non so quanti anni abbia, ma ha già creato una cosa che non esiste. Che non esiste, cioè lei ha creato una cosa che non esiste. Ed è la persona più buona del mondo. E salva i gattini, i senza tetto. Ed è diventa un supereroe. E esatto, cioè è la stessa, cioè hanno, cioè, nel senso, sono lo stesso personaggio con Iron Heart. Com'è possibile? Cioè, vabbè, due film in sequenza. Ma anche sì, ho capito, ma ho visto gli ultimi due film che ho visto, cioè, hanno lo stesso personaggio. Però qua c'è una risposta in realtà che è coerente con se stesso. Cioè, in questo mondo i figli all'improvviso, perché quelli giovani sono più intelligenti di quelli vecchi, creano le cose, cioè, sì, pure Shuri è un genio. Shuri, la tizia, quella di Wakanda Forever. Sì, cioè, se no, è vero, è, però aspetta, stesso, però aspetta, lei però me l'avevano, uno, già caratterizzata, due, è una donna, tre, è il protagonista più debole che abbia mai visto nella Marvel. No, non doveva essere un protagonista. Perché andiamo anche qua, cioè, rispetto a Wakanda Forever, il protagonista molto meglio. Cioè, comunque sia Ant-Man, per quanto, vabbè, non sia... Però è uno già collaudato. Vabbè, insomma. Ma chi se ne cura Ant-Man, te posso dire, già collaudato. Vabbè, è il protagonista storico, è quello. Beh, ma pure se lo guardi soltanto questo film, ti piace molto di più qui Ant-Man rispetto a Wakanda Forever, lei, dai. E il villain uguale, raga, il villain uguale, perché il villain ha qualche problemino, però posso dire, Kang, io me lo accollo. Allora, uomo, ecco, se entriamo nell'argomento Kang, uomo uccellino, Kang viene introdotto, secondo me, in una maniera molto figa. Ma in realtà non è introdotto qua, Kang. Vabbè, nel film di... Per io che ho visto solo questo. Perché lui non l'ha visto, Loki. Quindi tu la seconda scena non l'hai capita? La seconda scena post credit di coda, quella, vabbè, di tutti i gang. No, quella è la prima. Ah, sì, te l'ho detto, lo sapevo. Regà, la prima cosa, sei proprio un disco rotto. Appena l'ho vista, ho fatto: quando facciamo live, Maggi ti dirà che non l'hai capita. Prevedibilissimo. Ed è successo. Prevedibilissimo. Signori. È successo. Beta Amelia, signori. Grazie. Comunque, grazie. Perché grazie, in realtà, grazie, quel tizio, tanto tu vedi Loki, quel tizio che è Kang, non è lo stesso Kang che vede Loki, ma Loki capisce che esistono i Kang, e quindi nelle linee temporali vanno alla ricerca dei Kang, perché il cattivo finale di Loki è Kang, però non è quel Kang che tu vedi alla fine, misteri qualcosa, è un altro Kang. Certo. Non, vabbè, non ho capito. Capito come, cioè, che cosa mi cambia dalla visione che ho visto. No, vabbè la cosa del la cosa che lui non capisce è chi è il tizio accanto a Loki.
Vabbè, ma quello non è importante. Vabbè, vediamo, perché secondo me se l'hanno fatto vedere è perché lo ficcano dentro no, a qualche film. No, 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 fermo. No. Vedi un botto di Kanga, la certa vedi un Kanga di un'altra dimensione. Ok, però tu... Che cosa c'è da capire? Questa cosa tu la sai perché hai visto la prima scena post-credit. Se tu invece avessi visto... No, te lo dice. No, se tu avessi visto Loki questa cosa... Ma allora, no, allora carissimo... Preferisco vedermi 10 secondi della prima scena post-credit che rivedermi tutto Loki per questo, sinceramente. Comunque, detto questo, allora, Kang è introdotto secondo me molto bene, cioè è figo, anche quando sta per riacquisire i poteri, dici, cazzo, questo spacca i culi, è proprio forte, mi piace, bello anche il concetto che ci sono gli altri, che lui vuole uccidere se stesso nelle altre, bello. Porco Livio! Grazie. Sempre. Molto bello. C'è un problema, però. Cioè, questo qua dovrebbe essere uno dei Kang più forti, perché è quello odiato da tutti gli altri Kang. No. E qua però do ragione a Maggie, perché non hai visto Loki. Perché in Loki, quel Kang... gli dice le stesse cose a Loki, cioè io sono il Kang perché tutti gli altri no. Ma perché però tutti c'è un problema, quanti la perché pensano allo stesso modo? No, c'è un problema. Questo tizio è contro tutti gli altri Kang. Gli altri Kang si incontrano tutti. Ma infatti la scena più di merda quindi del non film ha senso. La scena più di merda del film è la scena dopo i titoli di coda. Regà, che merda è quella scena? Ma che hanno fatto? Ma la cittadella dei morti. Ma che hanno fatto? La cittadella dei ricchi. No, io quello che sto dicendo, ragazzi, è che se nella scena finale appaiono in quella post credit, appaiono tutti i Kang allo stadio, ok? Vuol dire che vanno d'accordo, quantomeno tra di loro. No, quello non ha senso. Questo qui era quello tecnicamente a cui tutti gli altri davano la caccia. Questo ti fa capire il film. Ma infatti e il quindi problema il è fatto la che scena viene eliminato il Kang tra virgolette quello diverso con una cazzotti, cioè questo qua te lo presento e sembra veramente ho distrutto. Come cazzo hai fatto a distruggere linee temporali tu? Beh no, con i poteri però. Ho capito. Ma lui c'aveva i poteri lì perché gli avevano rotto il Lui sta senza poteri. Comunque sia i poteri dell'astronave. Comunque sia fa cazzotti con Ant-Man, che in teoria Ant-Man è... quello fa. Cioè è OP a fare a botte, perché non è che abbia altri poteri Ant-Man a parte sì, quello. Sì, ma cioè veramente il ma problema... a prescindere anche se ti hanno levato i poteri, cioè a parte il fatto che posso dire che è un po' una merda che tutti i tuoi poteri stanno nell'astronave, cioè io stronzo entro là e divento l'uomo più forte del mondo. Vabbè, no, te lo dice che è collegata neuralmente, non puoi prendere. Lui è Brainiac della DC. Mi fa cagare il fatto che sia tutto collegato alla macchina e per quello c'ha i poteri da distruggere linee temporali. Vabbè, il potere. No, Dani, non è un umano normale Ant-Man, perché il potere della formica è essere molto più forte della sua dimensione. No, cazzo, quindi, forte in culo, quindi lui c'ha la super forza perché c'ha diciamo il potere della formica. Sì, però ho capito, cioè vedere Kang preso a cazzottate, però lì te la giustifica dicendo che ce l'ha preso dalle formiche super intelligenti, quindi è arrivato completamente ma è brutto, capito? È arrivato scarico. Tecnicamente lì c'ha i poteri, arrivano le formiche, ma chi cazzo siete? Io ho distrutto linee temporali, ma vaffanculo. Però lui ha distrutto linee temporali quando c'ha l'astronavicella. Beh, però i poteri ce li ha quando c'ha le formiche. Ho capito, gli manca una pallina, va bene. Però che cazzo, cioè questo qua me l'hai presentato come un tizio che distrugge le linee temporali e contro le formichine, un po' anticlimatico secondo me, poi arriva e fa cazzotti. Sei nel regno quantico, dici, nel regno quantico funziona diverso. Infatti quando è riapparso, vabbè, ho detto, oh figo, anche è riapparso, se fosse la tuta, cioè se in questo caso è con la tuta che prende la superforza, ce l'ha per la tuta, però l'idea è che comunque sia la superforza. Ma cazzo, c'è le particelle pim che lì gli cambiano i connotati, non è... È anticlimatico. Non è... Io sono d'accordo, ma perché lì, cioè, io ho detto, oh, vuoi vedere che fanno un finale figo? Ovvero, cioè, Ant-Man viene rispedito indietro, però effettivamente perde. Piace che... E questo Kang riacquisisce il potere figo? No, vince Ant-Man. Ecco, allora siamo già alla fine. Comunque sia, allora, per quanto riguarda Kang, allora a me
la presentazione di Kang piace, cioè sia quella in Loki, sia questa che hanno portato avanti anche in Ant-Man Quantumania. Un mi umano normale, non sono d'accordo. Però. Mi piace anche il fatto che lui non veda come pericolo o problema gli stessi Avengers, ma sono gli altri Kang che hanno il problema. Bellissimo. Quello è molto figo. Bellissimo. Cioè, te lo introduce così che dice: io non sai quanti Avengers ho ammazzato. Ho detto: porco, è figo! È fichissimo! E sono d'accordo. Sono d'accordo che il finale è una merda. Il finale è una merda. E ti dico: più che perché lo battono, la vera merda, secondo me, è che poi riaprono il portello e tornano indietro. Cioè, vabbè, perché c'erano gli altri dall'altra parte. No, capito, ma tu mi hai fatto appena prima una scena di pathos in cui vedi che non ritorna indietro, vabbè, sì. C'è un momento, poi vedi Wasp che torna indietro, il portale che si chiude dietro, quindi dici: ah, si stanno sacrificando insieme. Vedo la battaglia, vincono, dici: ok, figo, vincono, ma sono intrappolati. Si apre il portale, andiamo a casa. Ma come andiamo a casa? E quindi tutto questo pathos che me l'hai creato te, cioè le immagini, non mi prendere per il culo che mi dici non è vero, cioè. Vabbè, però non sai quanto l'hai tempo fatto passato, te. Quanto tempo è passato nella vita reale? Che cazzo me ne frega di quanto tempo è passato nella vita reale? Tu mi hai creato quel momento di pathos, quindi sei tu che me lo devi poi riproporre in conseguenze effettive, cioè. Ma come? Sì, io onestamente sì. Cioè, secondo me potevano tranquillamente rimanere intrappolati nel... Sì, magari in un prossimo film. Nell'universo quantico. E poi magari appunto nell'Avengers tra due anni, quando tutto andava in merda, loro riuscivano con un esercito dal coso quantico. Scusa un attimo, Kang quando intrappola Ant-Man, lì non ha tutti i pieni poteri. Kang quando intrappola quando? Quando intrappola Ant-Man che sta dietro la prigione. No, cioè lui c'ha i poteri della tuta. Ho capito, però già lì sembra sbroccato. È sbroccato. Cioè lì ti dice: sì, vai, non puoi fare un cazzo, apri i portali. Ma come cazzo ti pare? Perché c'ha la tecnologia ma anche contro le formiche, lui ce l'ha quella tecnologia. Sì, però sono una marea. Ho capito. Sono una marea. Però cioè, veramente mi stai portando un personaggio veramente che sembra sbroccato. No, fai battere le formiche. Tipo. Ma che, cioè, dai, quello è un po' una merda. Poi va bene, in linea comica, le formiche, il tizio che arriva con le formiche, oppure apprezzato il tizio. Ah, e quello invece, quello regà, quello è Aragorn nel sì, ritorno. No, del Re. Sì, con okay, i fantasmi dietro. Cioè, proprio la scena è uguale. Lui che cammina fiero, dietro l'esercito. Uguale. Non sono formiche normali comunque quelle. No, perché te l'hanno detto, hanno per migliaia di anni. Sì, sono evolute in millenni. Ho capito. Però cazzo, volano quelle cazzo di formiche. C'hanno i grandi laseroni giganti, sì, le formiche. Tizio, senza poteri totali, gli dice tranquillamente che non ha paura di lui, che potrebbero venire anche in quel momento gli Avengers. Sì, ora ho capito. E li ammazza uguale. E le formiche sono più forti di Ant-Man. Tanto non è questione di forte di Ant-Man o no. È proprio brutto. Cioè, è carina la scena in sé. Ma il fatto poi comunque, anche coso che si sacrifica. Sì, ma in realtà quella scena post credit ti fa capire che non tutti i Kang sono uguali. Grazie. Ma no, vuol dire che lui non è così forte come gli altri. No, però aspetta, allora aspetta. Ti fa capire che la scena post credit è una merda. La scena post credit è una merda per due motivi. Il primo è che se mi fai vedere un esercito di Kang mi depotenzi il personaggio. Perché ovviamente, certo, se devo affrontare un esercito però di Kang, però te lo dici. Saranno tutti alla stregua dei truppini, cosa che non dovrebbe essere, ok? Seconda cosa, quella cosa, ma che cazzo è? Quello no, però ma che cazzo è? Ti fa vedere che ci sono quei tre Kang che sono quelli che hanno esiliato, il quarto, che sono più OP di tutti gli altri. Cioè, tutto c'è un Kang che si inginocchia in una frazione. Ti hai fatto caso? Quanti li hai chiamati? Tutti quanti. E si vede, arriva uno e si inginocchia gli altri. Quindi vuol dire che non sono tutti uguali. Kang. Per me quel è la città, che quella, scappa, è la cittadella dei Rick. Non tutti i Rick sono uguali. No, vabbè, perché sì, qualcuno. Perché diciamo che quelli sono i Kang che hanno vinto. Cioè, nella guerra, diciamo, interuniversale. Nella guerra multiversale, i Kang al potere sono quelli che hanno battuto gli altri. Sì, credo. No, però. Me l'hai battuti, facciamo che sono, non so, morti. Non mi fare l'esercito di truppini Kang. Ma che è sta merda? Cioè, non lo so, non mi piace. Vabbè, a me quella scena post credit proprio mi ha fatto cagare perché. Ma no, perché ti devi far capire, secondo me, che adesso, sì, come lo interpreto io, ogni Avengers dovrà combattere un Kang.
E quanti Avengers conosci? Allora, scusa. Allora, no, se, di cioè, questo mondo. Sì, ma è un problema. La partita a scacchi si gioca in questo mondo nostro. Sono troppo forti. Come fai a ognuno uno contro uno? Che cazzo, cioè, se solo uno regge Strange, ma è, che cazzo fa Vedova Nera contro un Kang? Beh, se Ant-Man lo prende a cazzotti, no, dai, se grandi formiche. Sì, vabbè, senza poteri, so buono pure io. Ma non è, ce li aveva i poteri. Ma cosa dici? Quando si fanno a cazzotti non hanno i poteri? No, oh, Bolivio, però, ma le formiche glielo levano. Allora, infatti, allora, le formiche. Le allora. Formiche, cioè, Vedova Nera sarà tante formiche. Ma che cazzo dici? Ma quello. Allora, certo, ovviamente è molto dai, sbrigativa. Se veramente prendi gli Avengers e li metti a livello formica, se oh, sei Baim. Oh, ma, delle, ma che dici? Ma allora, no, allora, posto, ma che, posto che possa non piacerti, ma le formiche super evolute, super intelligenti e tutto il resto. E comunque non centinaia di migliaia di formiche no, valgono molto di più dei, beh, la, capito, oh, ma la maggior parte no. degli Avengers fanno cagare no, ma in realtà capito, non so, guarda che non sono gli Avengers che pensi te quelli nuovi hanno introdotto il concetto cioè tu perché non hai visto la serie della Pakistan quanto ti piace dirlo? No, per farti capire, ho capito, ma la Pakistan ma no, è sbroccata. Sono cazzate. La Pakistan, no, la Pakistan è sbroccata. È molto più forte di quelli che c'erano prima. La Pakistan è un cazzo. Sì. Cioè, guarda, già non me ne frega un cazzo di questo film. Figurati di quelli dopo. Non me ne frega il prossimo un film, cazzo. Il prossimo film che esce è Guardiani della Galassia. Il prossimo ancora è Mrs. Marvel. Azz, porca troia, raga, il prossimo è Mrs. Marvel. Non ci dormo la notte adesso. No, però c'è, con Mrs. Marvel c'è pure la pakistana. C'è pure la pakistana, no, Togo. Raga, Vedova Nera, c'è sta la che è la sorella lì, che cazzo io è? No. Dai, su, c'è Vedova Nera, hanno fatto un film per portarla avanti. Gli danno le cose Vedova Nera, ma come anche Coso, no, ok. Ma sono secondari questi. E ci mancherebbe, dovevano essere secondari dall'inizio. Che cazzo fanno un tizio con Archetto e quell'altra che c'ha le tecniche ninja? Ma infatti non sono quelli gli Avengers, i nuovi Avengers non sono questi. Vabbè, i vecchi Avengers che conoscevo io sono così e per tanto quelli tempo, nuovi sono molto più forti, per tanto tempo hanno organizzato delle coreografie di combattimento per dargli un valore che quelli non potevano avere. Ma infatti è cattivo per okay. I Chitauri, ce posso stare, i Chitauri sono alieni che menano, ma quelli come nuovi col multiverso, come chi so, ve li dico tutti. No. Allora, a parte c'è Scarlet Witch. È sbroccata Scarlet Witch perché non è morta Scarlet Witch. Beh, certo, non è morta. Ma dove è morta Scarlet? C'è Doctor Strange, è sbroccato. C'è Spider-Man, che non è uno Spider-Man. Sì, sono tutti quelli vecchi. No, che quelli sono questi o secondari. Doctor Strange in Spider-Man Avengers. È una mezza pippa comunque. No, c'ha i poteri di cosa sì, adesso? C'ha i poteri di Iron Man. È secondario. Certo. Li porta tutti lì alla battaglia finale. E vabbè, apre un portale e poi per tutto e il tempo. E fa tutto il corpo. No, e per tutto tempo deve tenere cioè, una cascata. Il piano di Doctor Strange è secondario. Doctor Strange ha visto i piani in cui lui muore. Ma a livello combattivo, che cazzo fa in quel film? Zero. Vabbè. Combatte tutto l'esercito sta apre il portale vabbè apre un portale basta è finito il Doctor Strange fortissimo. vabbè comunque sia Shang-Chi medio. No Shang-Chi adesso ti hanno Shang-Chi introdotto ci sarà sicuro non credo ma come no ma certo hanno che introdotto... c'è Shang-Chi no perché ci sono i Thunderbolts e hanno introdotto per esempio la tizia sbroccata in come si chiama in WandaVision. Quella nera afroamericana, quella è sbroccata. Quella c'ha i poteri. Sbroccata ma pure quella c'ha i poteri di Miss Marvel. Io non ho capito no, una cosa. Hai di Cole, quella afroamericana. Capitan Marvel, come si chiama? No, c'è Capitan Marvel. Mi sono perso. Non Monica Rambeau, grazie. Ok, sono sbroccati. E quindi? Che sono più forti rispetto ai Vedova Nera. Vedova Nera è un essere umano. I nuovi Avengers non sono più umani. Nessuno e è più quindi? Umano. Vabbè, che sono più forti e che di conseguenza c'è posta che fa una battaglietta con Kang. Sì, però vorrei che fosse una cosa. Ma nei multiversi, gli Avengers erano sempre questi. Se gli rompono il culo ogni volta. Capitan America non c'è più, Falcon. Se Falcon, gli rompono il culo ogni volta, tu non mi riesci a giustificare il fatto che stavolta non è che c'è cioè non solo uno da solo di solito gli rompe il culo a tutti, ma tu mi vorresti dire che adesso arrivano tutti i Kang e vinciamo comunque noi. Sì. È una merda. Ma è una sicuro, merda. Dai, vabbè, ma è sicuro. Una merda. È una merda perché negli altri multiversi gli Avengers ci stanno uguale. So ma Monica forti. America guarda, Chavez, è vero. Mo, America Chavez. Ti pare, metti Wanda contro le formiche, vince Wanda.
Sì, vabbè, ma tu hai preso. Sì, però sì, vabbè, attenzione. Banda, siamo pure tu, oh, no, no, però aspetta, non di pensare c'è il figlio Kang di Hulk come quello. Cioè, quel Kang stava quel riacquisendo Kang... i poteri all'interno di un mondo su cui è intrappolato. E, fuori dal suo regno, diciamo. Quindi, cioè, quel Kang sicuramente ha poteri limitati rispetto agli altri Kang. C'è già il Kang, quello di Loki. In realtà te lo mostra molto più potente, sì, e conscio perso, delle sue è possibilità. Sembra è forte, ma non come, sì, non come l'altro. A me non mi è piaciuta proprio sta cosa. Cioè, t'hanno fatto, cioè, t'hanno messo a schermo Kang Santone Divino, Kang Osiride Egiziano e Kang del futuro. Sì, quelli, dici, questi sono sbroccati. Prendete le formiche tra gli Avengers a sto punto, cioè. Ma no, ma quelli nuovi sono forti, non c'hanno bisogno dei formiche. Quelli nuovi, nuovi Avengers che verranno. Quelli che stanno introducendo piano piano sono sicuramente molti. Cioè, perché muova. Ci stanno. Oh, ti sei scordato i Fantastici 4? Ah, cazzo. Forti, forti. Beh, mazzo, Mr. Fantastic. No, sì, Torch è forte. Mr. Fantastic è una pipa. Grande. È quello di quel multiverso. Fa così. Il più forte dei Fantastici 4 è cosa? È la torcia. Jessica. No, so pure la torcia. No, è forte. Jessica culo. Alba c'ha i poteri. Banda li fa fuori tutti e quattro in due secondi. No, ma che Banda si è sbroccata, nessuno lo dice. Cioè, Banda è sbroccata. Nessuno lo dice. Cioè, ma che Banda è sbroccata, sì, ma ti ripeto che i nuovi Avengers vogliono. Cioè, gli umani, sui Thunderbolts, gli umani li mettiamo come truppini. I nuovi Avengers sono quelli forti. Gli Avengers sono quelli con i superpoteri. Non sono gli esseri umani. Basta esseri umani. Torch è OP, sono d'accordo. Sì, sì, ma pure Torch è forte. Però c'è. Cioè, ma poi la donna invisibile è quella che ha i poteri più tricchettosi. Se ci buttano in mezzo gli X-Men, è la fine, oh. X-Men sono tutti sbroccati, però ci sta. Il problema è che comunque siamo al di là delle lucubrazioni su quello che verrà. Adam Warlock, è vero. Adam Warlock l'hanno introdotto. Ed è che adesso ce l'avrà in Guardiani della Galassia 3. Tutti so sbroccati. Chi sia. E vabbè, poi lo vedrai. Adam Warlock è quello che aveva uno delle gemme dell'infinito. X-Men può essere proprio dentro uno già Fantastici 4, però dai, vediamo. Ma sì, ma è ovvio che vinceranno gli Avengers contro. Ma no, possono arrivare tutti i milioni non di è che non è che interessa. Adam Warlock diventa buono. Già ve lo dico che è buono, perché il cattivo di quella saga, di quel film, è l'alto supremo, il superiore. È quello che vanno fatto vedere, quello di colore, quello è il cattivo. C'è anche Adam Warlock che inizia cattivo e finisce. Ma diventa buono. Dove hanno se non è sbroccato Adam Warlock? Dai, su. Ma perché Wanda è cattiva? No, non è cattiva. Ha dovuto fan film così perché serviva introdurre America Chavez, perché serviva che Doctor Strange aprisse il terzo occhio. Adesso WandaVision si è fatta un po' una pennica, si risveglia, sono buona. E tutti che, grazie, lo sapevamo pure prima, vi a combatte che sono arrivati. È sempre stata buona. Sì, sono arrivati da cattiveri, quindi sei perdonata. E Vegeta è cattivo. No, non è cattivo Vegeta, è un birbantello. Una testa birbante. Dai, ti perdono birbante, non è cazzo. Ci serve la tua forza. Il problema è uno solo, e quello c'ha i poteri Jedi. Non va bene che c'hai i poteri Jedi, perché se c'hai i poteri Jedi, ma fermami la tizia prima di 30 anni fa è andata via con la palla del cazzo. Bravo, ma c'hai i poteri Jedi, ma che cazzo mi stai a per quello culo? Non funziona bene. C'hai i poteri Jedi, che fai? Dove vai? Dove vai? Ma non li aveva. È l'unica spiegazione che mi sono dato è che li ha riacquisiti col tempo, perché aveva appena preso la tuta, non aveva sbroccato tutti i poteri. Complicato. Ma il buco di trama qual è? Questo. No, sì, cioè beh, grosso è il buco di trama, eh. No, ma allora, non è un buco di trama, è una forzatura narrativa. Beh, al cazzo, sì, cioè, un potere che non c'ha. Una forzatura narrativa, non è un buco di trama. No, ma vabbè, ma non ci provo neanche lì, cioè. Mi sembra così stupido. È stupido. Ha solo studiato tanto. No, vabbè, no, insomma, Allora, lui te lo allora, Visione me, bianco, sì. Secondo me, in realtà, chi? Visione bianco. E vedi, non vedi le serie, non capisci. Ho capito, Maggi. No, vorrei fare la vita tua. Dai, WandaVision, alla fine, se l'unico non l'ha visto. WandaVision è importante, è una delle serie più meglio riuscite, WandaVision. Vorrei fare la vita tua. Ma no, sì, io le vedo, perché è importante vederlo. Vediamo. È lavorativa, cazzo, pure vediamo. No, Moon King è una sega, raga, Moon King è una sega. È Moon Knight. Quello là è una sega comunque. C'è un altro buco di trama. No, no, vabbè, per me c'è un retcon fatto male su. Vabbè, poi ne parliamo. Su chi? Sulla linea logica temporale degli Ant-Man in relazione al terzo film. Ovvero? Perché nel secondo film loro vanno nel regno quantico. E ci dovrebbe già sta Kang nel regno quantico. C'è anche MODOK nel regno quantico. Siamo inculati di pezza. Anche perché io. Lui lancia il segnale.
a lei nel regno quantico, a Janet, e lui scopre che la moglie è viva dopo 30 anni. Quindi Modok e Kang, come in questo film, sanno che qualcuno ha lanciato il segnale. Beh, loro magari vanno nel regno quantico, ci stanno un po', qua non ci stanno tantissimo. Ci stanno poco, ci stanno poco. Vabbè, facciamo che nel regno quantico non hanno fatto a tempo. Il problema è il finale di Ant-Man 2. Perché quello sta fuori 5 anni nella vita reale. C'è stato un paio d'orette nel regno quantico, lo dice pure. Quanto tempo ci hanno messo in questo film per l'acchiappalli? Poco. Poco, da quando sono entrati. Temporalmente, quanto tempo è però passato? Però aspetta, in realtà questa volta, diciamo che loro... Ma aspetta, perché io il 2 mi sa che non l'ho visto. Vedi che aspetta un secondo. Allora... Cioè, quindi nel regno quantico il tempo passa in maniera diversa? Certo. Quanto? Non mi ricordo, però... Mi ricordo che tu hai visto Endgame? Sì. Il topo? La scena del topo che torna Ant-Man. Sì. Sono passati 5 anni. Per lui è passato poco tempo. Quanto? Mi pare un'ora, due. 5 ore dicono. Ci ha 5 ore. In 5 ore Kang t'ha piato. Nel regno quantico. No, ma c'è un problema allora. 5 ore, 5 anni. Ah, ok, perfetto. Quando lei ritorna indietro. No, infatti dovrebbe passare molto più infatti tempo. Il problema è che adesso loro dovrebbero, cioè quando loro vanno fuori dal portale e Ant-Man e coso rimangono a fare scazzottata. No, infatti no sì, nel lei senso... dovrebbe rientrare molto dopo, anche se fa così e ritorna. No, subito. Lei fa così no, e dovrebbe ritorna... rientrare subito in realtà. No, quello funziona. Cioè... No, perché di là è passato tanto tempo, ma tu non no, l'hai visto. No, fermi, sta a fare casino. Funziona che lei, anzi dovrebbe ritornare all'inizio dello scontro praticamente. Istantaneamente. Il problema vero è che adesso, in teoria, loro che sono stati una settimanella, ci sono stati dentro al regno quantico? No, forse di me. Questo film dici... Quanto c'è stato in questo film? Ma credo questo film... 2-3 giorni? Nemmeno, sì, forse 48 ore al massimo. Fai 48 ore. Sono 48 anni, magico. Allora, l'unica cosa che è che... mi... È vero, l'unica cosa è che effettivamente... Cioè, lei in questo caso è tipo stata... Tipo... 5 ore... No, ma che? Tipo una settimana fuori a dire, ma rientro? Non rientro. Rientro a salvare mio padre. No, vabbè, non però lo so. Secondo me questa cosa giustificano sul fatto che ogni volta che succede non sai cosa succede. Cioè, sì, il regno quantico. Secondo me non giustificano niente. No, le formiche stesse hanno vissuto a un livello temporale diverso dagli altri, pur stando nel regno quantico. Perché nel regno quantico il tempo non torna con è una variabile diversa. No, ma vabbè, però su questo secondo me sì, è relativo, bozzare vabbè, e basta. Sì. Cioè, sul regno quantico può succedere tutto e il contrario di tutto. Quindi te devi accollare. Però ti ripeto, c'è cioè il fatto che nel regno quantico lui comunque sta un po' di tempo e Kang in suo caga de pezza, anche perché lui sa che questo tizio c'ha le particelle PIM proprio, non ci hanno pensato all'epoca a Kang, palesemente. Sì, sicuramente non ci hanno pensato e poi lo giustifica con vabbè, sì, sti cazzi, regà, vale tutto nel regno quantico. Anche perché questa per 30 anni sa che c'è un tizio sbroccato là dentro e si fa i cazzi suoi fino a questo momento. Vabbè, allora vabbè, il fatto di non dire niente sì. Perché altrimenti secondo me metti anche, cioè comunque se tu dici c'è un tiranno che sta dominando il regno quantico per colpa mia, cioè probabilmente gli altri farebbero vabbè andiamo a romper culo. E lei non vuole perché pensa che non ce no, la farebbero. No, ma la cosa è di state zitta, cioè funziona questa cosa? Sta rompendo che no. Sì, quello ci può stare che lei non ne parla per non allertare altra gente che potrebbe andare a fare danni, perché sti cazzo di eroi sono sempre convinti che tanto sì, comunque che vanno ammazzano tutti. E poi gliela fanno. Sì, vabbè, però... poi gliela fanno, però in realtà è un po' pericoloso farlo. No, però a me ci sono due cose che a livello narrativo mi hanno fatto proprio cagare. Ah, è vero, non è vero, falla, sì. Giusto. Perché nella post-credit del secondo film di Ant-Man loro stanno fuori ed entrano nel regno quantico per provare il regno quantico. Col furgone. E c'è anche lei. Io non l'ho visto. Sì, ma di nuovo possono entrare nel regno quantico che sta in un altro posto rispetto a quello. Ho capito, ma te sai che c'è un cazzo no, di conquistatore scusa, del no, mondo. No, ascoltami, scusa, ascoltami. Le formiche. Le formiche sono state nel regno quantico. Qualcuno le ha viste. Ho capito, ma alla fine del secondo film tu sai che facendo l'esperimento col regno quantico potresti imbatterti nolente o volente in un conquistatore del multiverso. Ah, ma dici lei? C'è già. Ah, certo, sì, no, lei è retconnata sicuro. Non c'ha senso. Ah, beh, lei. Ovviamente lei è retconnata. Ovviamente lei è retconnata perché non c'è mai una citazione a questa cosa nel secondo film, che ci sarebbe dovuta essere anche soltanto, sai, degli easter egg quando la vedi dentro al Regno Quantico, insomma, qualcosina o un momento in cui lei no, perché il Regno Quantico traumi, poi lo fanno vedere nei film. Nascosti. Questo era il secondo film. No, c'è tutto un film, anche no, perché te non ti sei posto il problema della tizia, cioè lei.
la madre di Janet. No, è Janet si chiama, non mi ricordo. Beh, la moglie di Douglas. Chi è? La moglie di Douglas. Bello, vedi? Comunque la Marvel fa i film esattamente per loro, cioè, nel senso, è per questo che funzionano. Perché tu dici, non hai visto un film? Scusami, come hai collegato tu? Ma io il primo manco. Non hai capito, ma tu Endgame, come hai collegato Ant-Man? E Ant-Man esce da un furgone e sta grazie a un topo e si ritrova di qua. Come, perché? Ma no, non ci hai pensato? Quando vado a vedermi sti film, non mi faccio le domande com'è che quello ha fatto. Ho capito, cioè, ma ti aveva in senso. Semplicemente no? Lui stava nel regno quantico e l'hanno trovato fuori. Il topo ha premuto il coso e è uscito sì, fuori. Sì, però se tu hai visto il primo film. Non mi faccio problemi. Ma non è vero, scusa, se tu hai visto il primo film di Ant-Man e poi hai visto altri film, hai visto anche Infinity War. Stona il fatto che lui sta dentro al regno quantico? No, non ti stona. Ma perché la gente lo vede in maniera più scansonata? Escono, cioè il primo Ant-Man quando è uscito, cioè 10 anni fa. Sono cose che quando ho visto Endgame, cioè io veramente del primo Ant-Man l'ho visto, io non mi ricordo quasi un cazzo. Cioè, io ripeto, io c'ho sta cosa poi che. Mi ricordo più, cioè io mo Ant-Man me lo ricordo perché ho visto l'altro giorno, due giorni fa. Ma io veramente c'ho una memoria zero. Io non mi ricordo un cazzo, ragazzi. E sto iniziando a pensare che sia un grosso problema. Vabbè, ci può stare. 8 anni fa è uscito. Però io ho avuto una prova, tra l'altro, del perché i film li fanno così. Poi parliamo dei due problemi che ho riscontrato maggiori io. Perché il momento più bello, secondo me, il momento più bello del film, a parte proprio l'inizio e la fine, che mi sono piaciuti molto, di Scott, ma il momento più bello del film, secondo me, è quando viene raccontata la storia di Kang nel passato, quando arriva, incontra Janet, e insomma, lavorano insieme, lui gli fa la promessa. E l'inizio e la fine. Ok, ho detto a parte l'inizio e la fine. Okay. Vedi, me l'ho scordato. Non è una giustificazione. Non è che ti sei scordato. Questo non è, questo è essere distratto, un po' superficiale. Infatti, che è diverso. E secondo me la parte più bella del film si chiude con fine primo tempo. Ok, cioè da noi c'è stato il fine primo tempo al cinema. Si chiude con fine primo tempo quella scena. E dietro di me sento. Ma che è sta merda? Speriamo succeda qualcosa. Ok? E quell'altro che gli fa sì, poi insomma erano quelli dietro. E questa è la verità. Cioè, la maggior parte della gente che va a vedere i film, della trama, non gliene frega un cazzo. Ok? Se tu gli fai 10 minuti di approfondimento del personaggio, loro si rompono i coglioni. Loro vogliono vedere dei tizi in cosplay che fanno a botte sti cazzi, ricordo Ragnarok, sti cazzi e tutto il resto. E quello è il motivo per cui poi lo sceneggiatore lo fa, lo sceneggiatore poi gliele dà ste cose perché sa che sono le cose che vogliono. Ma le botte funzionano, quindi è inutile che noi continuiamo a lamentarci dicendo che i sceneggiatori sono dei cani. No, i sceneggiatori non sono dei cani, i sceneggiatori lo fanno apposta. Ma se lo fanno apposta c'è un motivo. Certo, cioè, purtroppo la verità è che siamo noi che glielo chiediamo. Ripeto, se io vado a vedere. Siamo noi il male. Io spiego ancora questa cosa. Se mi vado a vedere film X di Dragon Ball, ma io vado là a pensare. No, perché questa ho capito, cosa ma se il nucleo terra non torna è una merda. È una nicchia, Luca, è una nicchia. No, ma quello che sto dicendo. Pochi soldi. E io dipende, cioè, il cervello lo accendo quando so che mi sto vedendo qualcosa. Se io vado a vedermi un film di Dragon Ball, c'è C-17, c'è C-17 che è fortissimo, ormai ho imparato a dire, ragazzi, cioè, me lo vedo per le botte, punto. E vi dico che se le botte fanno pure cagare, allora questa cosa si vede anche dalla differenza serie-film. Ok, Andor perché è una serie figa, veramente figa? Perché loro sapevano che Andor se la guardano solo i fan. Perché dice, è una cosa su Disney Plus, è una serie. quindi il grande pubblico ci arriviamo difficilmente, facciamo un prodotto che funziona per la gente che è appassionata del vero Star Wars. E infatti è un mezzo capolavoro.
Perché? Perché appena loro vogliono fare una cosa seria, lo sceneggiatore cazzuto sta lì, regà, sta lì, ma solo la Disney. C'hanno il meglio del meglio su ogni argomento, se vogliono. È solo che a volte non vogliono. Se mo fanno una nuova trilogia di Star Wars, una nuova trilogia di Star Wars sarà di nuovo a prova di imbecille invece. Non si vedrà mai un Andor come film. Perché il film deve andare in sala e deve fare i big money. Ok? Quindi Andor come film di Star Wars non lo vedrai mai. Andor come serie la puoi vedere. Poi c'è anche la serie comunque sia a chiappa, cioè appunto, che ne so, Obi-Wan, Boba Fett, dicono va a tutti. Ma mo pure The Mandalorian, io sono preoccupato. Io spero che The Mandalorian rimanga di qualità. Ma anche quello sta diventando troppo mainstream. Ti interessa il figlio di Hulk? Rogue One infatti è una piacevole Hulkino. No, c'è un altro nome. Schiorra. Però mina il figlio di Hulk. Campana, questo è il nuovo Hulk. Sì. Oh, è forte. Come episodio 8 mi è piaciuto anche a me. Io ve l'ho sempre detto, sono sempre andato contro tutta la fanbase che insultava episodio 8. A me episodio 8 mi è sempre piaciuto. Però per me episodio 8 è che... Sì, 1, 6, 2, 6, 8, 3. Scar. È che è Scar. In mezzo ad altri due episodi e in cui... l'unione delle cose poi non funziona bene perché cambiano rotta in continuazione. Perché? Perché episodio 8 è bello e infatti episodio 8 è insultato da tutta la mainstream. Episodio 8 è l'episodio più insultato dal mainstream. Lo insultano tutti. Miglior film della trilogia nuova, ovviamente. Film più insultato. C'è gente che difende il 9. Alla fine al 9 ti diverti. Tutte botte. È tornato pure il vecchietto. Figo. Una merda il 9, regà. Cioè l'8 è un film fatto bene con un paio di scene che potevano tagliare e andava bene uguale. Bel film, esteticamente, emotivamente. Nell'8 i protagonisti sbagliano. I protagonisti nell'8 sbagliano e il motivo per cui va tutta a puttane è che non danno retta ai personaggi secondari. Cioè i personaggi secondari dicono dobbiamo fare così. I protagonisti fanno no, facciamo colà. Avevano ragione i personaggi secondari. Personaggi. I protagonisti nell'8 sono i responsabili della morte di una marea di gente. Una cosa, ma cioè, vederlo nella Disney, una cosa del genere, è improbabilissimo. Improbabilissimo. Infatti, poi mettiamo tutti subito a posto nel 9, per carità. Fuga romantica in casino. Comunque, questo film è. È un film Marvel. Quale? Ant-Man. Se vi piacciono i film Marvel, vedetevelo, dove passare due ore. Se non vi piace il film Marvel, non lo vedete. Cioè, no, mentre Doctor Strange, dico, ma questo può film piacere a un pubblico sì. Anche questo un po' più... film, cioè, sai perché l'hanno fatto? Aveva ragione tizio con i capelli viola, Joey. Livio, perché l'hanno fatto? Per introdurre Kang. Che è l'unica cosa che conta, la scena dopo di Ricolota. Dai, non è vero. Ma c'è, come no? No, l'unica cosa che conta. Ma ci smetti. È una storia, dai. Certo, è morto. Il film è intrattenimento. Ti ha intrattenuto? No. Sì, allora è servito. Ti ha intrattenuto? No. Non ti vedi il film soltanto per il titolo di coda, perché se no mi vedo solo il titolo di coda. Vabbè, devi capire da dove arriva il titolo. Ma di coda. Non è vero, ma chi è morto il Kang stronzo? Bella God. È morto, ragazzi, è tornato, ma caro. Ma mo ci faccio caso. È morto il Kang struzzo. Andiamo a menà agli dai, Avengers. Magis, non è vero, è quello che fanno. Sì, adesso dai. Arriveranno tutti perché devono menare gli Avengers. Che cosa? Ma cosa ha ragione Maggi? Ma raga, ma veramente i film sono intrattenimento. No, non sono intrattenimento. Che cosa cioè, sono? La Marvel, ovviamente il film è intrattenimento, okay. Ma la Marvel punta tanto su questa cosa di io mi vedo è vero, mi vedo un film di Dragon Ball. Spiegami il senso. Nel film di Dragon Ball è importante il concetto della scena dopo di coda? No, quindi non è interessante. No, non serve a niente. Cioè no, io per farti capire ti sto dicendo che tu te lo vedi per intrattenimento. No, ma la Marvel non te lo vedi perché si ricollega la cosa. Allora, io faccio sempre lo stesso esempio, che però è quello più valido, è che io sono andato a vedere Infinity War con una persona che ha visto l'ultimo Thor, ma non ha visto la scena dei dopo titoli di coda di Thor. No, e mo da sparaglie. Lui infatti uscita da metà film. Lui fa erpera. Lui infatti non mi gli ha fregato un cazzo. Non è vero, al cinema per la testimone fa. Ma scusa, come sono arrivati là? Cioè, com'è possibile questa cosa? Non mi torna. Spera, ma la scena dopo i titoli di Thor 3? Lui mi guarda. Non l'ho vista. Gli spiego la scena dopo i titoli di Thor. Perché purtroppo la Marvel ha creato questa cosa di marketing, che la scena dopo i titoli di coda per loro
è parte integrante, è la cosa più attesa. Se non c'è tutto quello prima, ma è semplicemente un attacco a un altro film. Sai, tu non sai perché esiste, cioè, se tu vedi solo la scena dei titoli di coda, non capisci un cazzo. Dici che cazzo sono? Ovviamente, certo. E allora non è vero che serve solo la cosa. Serve tutto il film. L'attesa, l'hype. L'hype che ti danno è quello della scena dopo i titoli di coda. Perché tu vedi il film. Allora, la scena dei titoli di coda è ovvio che ti crea hype. L'hype della gente sta nell'aspettare. Ah, vediamo che succede nella scena dove ti ricorda. Bravi, giusto. Va bene così. È così. È una cosa in più che ti mettono per crearti hype per i prossimi film. Normale, ci sta assolutamente. Dirmi che tutti i film sono inutili, sono la scena di titolo di coda, ma che cazzo vai al cinema a fare? Non è che vai solo per vedere la scena, però la scena di titolo. No, mi dici l'unica cosa importante sono il titolo di coda. È perché in alcuni casi è la attacco di trama fondamentale per far succedere la cosa. In alcuni casi sì, per carità, ripeto, serve per metterti hype. Cioè, effettivamente, carità. Se te non vedi la scena dopo di Code Thor 3, te non capisci l'inizio di Infinity War. No, a te in te ne frega il cazzo che è diverso. In questo film, se mi levi la scena... La seconda? Meglio. La seconda no. Perché quella dei Kang... Levi quella dei Kang e nel prossimo film mi fai vedere un botto di Kang... Non capisco niente, secondo te? No, è che semplicemente non faranno così. Perché loro puntano sulla scena post-credit. È una cosa voluta. E tu dirai, perché l'hai già visto nel titolo di coda. Non è detto, perché per esempio... Te l'ho spiegato nel film. Perché per esempio Thanos che prende il guanto e decide è arrivato il momento, devo fare tutto io. È perché schioppano i Chitauri, no? Schioppano sulla Terra. E Thanos dice, vabbè, ho capito. E il film dopo vedi... Questo tizio che vuole prendere il Genne Infinito con un guantone. Oddio, quello che non stai cercando, quello che sto, forse non riesco a spiegarmi, è che la scena post-credit è un qualcosa sulla quale solo la Marvel punta così tanto come integrazione del film stesso. La scena dopo di coda nell'universo esteso del Marvel Cinematic Universe non è solo una scena post-credit, ma perché capito? L'unica cosa che ha una serie di film, cioè l'unico film seriale che esiste, cioè se tu fai Fight Club, che cazzo ci metti la scena dopo titoli di coda? Non è che c'è il secondo Fight Club, il terzo Fight Club, il quarto Fight Club, è un film e basta. Bene, in tutte quante le serializzazioni ci sono i titoli, i post, le scene post credit. È vero, perché... in alcuni casi non capisci il momento del film. È uguale nella DC. Certo, ma dirmi che DC, certo. Io sono d'accordo che sono scene comunque importanti. Non sono d'accordo nel momento in cui mi si dice l'unica scena importante è la scena. Ma che è comunque è la scena, cioè tu effettivamente sai benissimo che se non la vedi te perdi parte dei collegamenti. Se non ti vedi il film ti perdi più roba. Ho capito, ma se non vedi il film è perché non sei interessato al mondo della Marvel. La scena post credit non è più importante. La scena post credit in alcuni casi è molto importante, okay, perché collega i film. Questo lo accetto. Questo già c'ha. Cioè, ripeto, se voi non vedete la scena post credit, che è quella secondo me è il caso emblematico, quella di Thor 3. Se tu non te la vedi quella, non capisci come comincia Infinity War. È fondamentale quella scena, perché attacca la trama su Infinity War. Sì, sa che probabilmente vabbè, dai, pizza, su. No, è fondamentale. Sì, io me lo ricordo, lui non l'ha vista. Ah no, cosa, io Thor 2 e Thor 3. Ma perché a te ne frega un cazzo? Brendina, mille. Che cazzo, se te ne frega un cazzo. Comunque, ragazzi. 4 sub oggi. 4 sub è il punto più basso. 4 sub, cioè abbiamo pure portato l'ospite oggi pomeriggio. Che disastro. Oggi è stata pure una bella live. Comunque sì, allora io rapidamente rispondo alla domanda che mi avete fatto, poi magari si possiamo fare qualcosa un live che rimanga. Comunque a livello temporale Clone Wars è tra il secondo e il terzo di Star Wars a livello temporale, quindi li faccio da 1 a 9. Cioè Clone Wars è tra il secondo e il terzo. E, Andor e Obi-Wan sono dopo il terzo, prima di Rogue One, che è prima del quarto. Ma che non mi resta in questo universo. Rebels anche, sì. The Mandalorian invece è dopo il 6, prima del 7. E che altre serie ci sono? Tales of Jedi.
non l'ho ancora visto. Ah, cosa? Oppure c'è Bad Batch, che è sempre dopo la fine, poco dopo la fine del terzo. Fate una live su Star Wars. Vabbè, sì, ne abbiamo già fatte, ma Livio in Borderland. Tanto ci sarà la live su The Mandalorian, che Livio si deve vedere. Venom è della Sony, sì. Però per chi avesse visto Lost, allora, per chi avesse visto infatti la scena post credit dell'ultimo Spider-Man, vi faccio uno spoiler enorme. Praticamente, grazie a quel collegamento che c'è stato con i multiversi, è diventato canonico Spider-Man in questo Marvel Cinematic Clone Wars. È sempre tra il secondo e il terzo. E sì, vabbè, e Boba Fett anche dopo il sesto. Vedetelo. Comunque sia, le pure due cose dopo il sesto. No, ma che cazzo dice cazzo dopo il terzo? Under, sì, è prima vero, di Rogue One. È prima dopo di Rogue One, è vero. No, e che diciamo che c'è Bad Batch prima, però. Vabbè, Luke, ho capito. Latte trollano. La seconda scena, a volte, come Capitan America che fa, volevate la scena, ci sto io. Latte trollano, non là è carino. Vabbè, capita. Male, perché però di solito la prima te la mettono sempre figa, dai. Perché collega. Comunque sia, i due più grandi problemi narrativi, secondo me, di questo film. Ma che ne il so, primo, ma non so. Il primo è come finiscono nell'universo quantico. Sì, dai, che è qua. Beh, cioè, ho rivisto No Way Home, ho detto, oddio, l'hanno fatto di nuovo. L'hanno fatto di nuovo. Cioè, ma veramente si sono messi insieme lì e non hanno trovato un modo migliore del ops, ho rotto tutto, per finire nell'universo quantico. Dai, regà, un po' cazzo di inventiva, uno spunto, una cosa. Mica deve essere una cosa complessa. Però dai, così è proprio triste. È stato modo che dall'interno. Perché dà la botta lì, gli mezzo rompe il coso, lei che gli fa vedere quella, cioè dai, si è rotto tutto, fratelli. Cioè quella scena è proprio imbarazzante, veramente. No, no, sono d'accordo. Brutta, proprio brutta. E l'altro? E l'altro, che secondo me è il più grave di tutti, perché a mio parere è l'unica vera macchia sulla caratterizzazione di Kang, ed è il fatto che ti presentano Kang in realtà come un tizio che sicuramente non è un personaggio positivo, ovvio, ok, è un personaggio a suo modo negativo, ma è un personaggio negativo che non ha interesse a fare del male a te, perché sei così ininfluente. Lei dice distruggere il mio universo. No, infatti no, ma è giusto, perché lui comunque sia, lui sta facendo una battaglia così tanto più ampia che non è che deve venire a romper cazzo a te. Gli hai fatto un favore? Ma siamo amici, sti cazzi. Ciao. Grazie Bughello, dai che c'è l'hype. Bella, ragazzi, Bughello, dai. Bravi, hai trinato. Ciao. Dai, cerchiamo di recuperare un po', ragazzi, ciao, dai. Modok li tira perché il Marchingegno è un faro. Infatti non era Modok dall'interno che li tira dentro. Sì, ma è perché loro fanno quella scenetta in cui perché fa il coso, lei gli dà, sì, la botta, far vedere la mappetta, gli dà la botta, lo mezzo rompe. Ma quindi l'obiettivo di Kang qual è? Non lo sai. Aspetta. Non lo sai ancora. Distruggere tutto. No, l'obiettivo di Kang è conquistare. No, dei Kang. È conquistare. Sono tutti quanti dei conquistatori, loro vogliono ergersi sopra tutto il resto. Quindi, visto che sono i Kang attualmente il più grande problema dei Kang, l'obiettivo di tutti i Kang è dominare sugli altri Kang. Ok, tutto il resto in realtà sono delle comparse che secondo me è mostrato molto bene, come diceva Livio all'inizio, perché lui fa una promessa a Janet che non ha problemi a mantenere. Ok, gli dice non ti preoccupare, cioè io il tuo universo non lo tocco, ti riporto pure a casa, sì. Ti riporto pure a casa, vivi serena e felice, io vado a fare i cazzi miei da un'altra parte. Sì, quante vite distruggerai? Sì, ma che cazzo te ne frega? In un altro universo, tanto succedeva anche prima e tu non lo sapevi. Si poteva approfondire un po' questa cosa, ma visto che poi c'è il tizio di me che fa troppa trama, gli danno le botte. Hanno stretto molto, però il concetto l'hanno fatto passare, no? Perfetto. Ora, prendiamo questo. Arriva Ant-Man e gli fa lo stesso discorso. Cioè dici, rivuoi tua figlia? Rivuoi tornare indietro? Mi dai una mano? Riattivare il globo, ti do quello che vuoi, te ne vai a fanculo e io faccio quello che devo fare io, ok? Perfetto. E succede, cioè gli dà una mano e lui non rispetta la promessa. Cos'è? Gli voleva fare uno sfregio? Non ho capito. Ah no, secondo me c'è un buco di trama. Lì Kang decide di non dargli la figlia. Così
Perché il dramma è grosso. Perché è uno sfregio. Ora ti faccio uno sfregio. Fino a, cioè, lui poteva, cioè, gli aveva dato la, quello che voleva. Andava via. E sapete perché l'ha fatto? Perché il buono, no, perché il cattivo non può essere grigio. Cioè, il cattivo non può essere grigio, ma soprattutto è il buono che non può essere grigio. Perché la giustificazione che ha Ant-Man alla fine, per cui comincia a distruggere tutto, è: non hai rispettato la promessa. Capito? Se invece Kang avesse rispettato la promessa, che gli facevi dire a, no, no, certo, a Ant-Man? Certo, sì. Qual era il motivo? Cioè, perché a quel punto dovesse Ant-Man a dire: sì, perfetto, abbiamo fatto un patto, l'hai rispettato. Detto questo, però, secondo me, sei uno stronzo, te meno uguale. Sì, però sì, era una cosa grigia, ok? Cioè, sì, è il protagonista buono che incula il cattivo. Certo, certo. Ma lo vogliamo fare questa cosa? No, non la facciamo questa cosa. Poveri personaggi buoni, gli Avengers, belli Avengers, bravi Avengers. Facciamo che a un certo punto Kang, che finora è stato in character, esce dal character soltanto per dare una giustificazione al buono per spaccare tutto. Mm-hmm. Una sono merda. Sono una merda, ragazzi, cioè, veramente questa cosa rovina il film. Sai cos'è? Lo vediamo forzata noi anche perché ci facciamo caso a ste cose. Il pubblico, però invece io c'è giustificazione, cioè, che io può dare a quel che momento pure prima, il film mi stava piacendo per la caratterizzazione di Kang, cioè mi stava funzionando il personaggio, ok, e vedevo anche a me piaceva. E vedevo anche un out da parte dei protagonisti, con lui è talmente più potente, non gliene frega niente, che effettivamente li può lasciare andare. Cioè, di solito nei film dici: ma mo come si salvano i protagonisti? Ma qua si potevano salvare senza sì, problemi, sì, sì, sì. Cioè, ma si salvava sarebbe pure il mondo quantico, vivo. Si salvava pure il mondo quantico, perché lui se ne va. Sì, sì, sì. Lui se ne va, il mondo quantico lascia, cioè vincevano tutti. Però l'idea alla base è che sacrificheresti trilioni di persone. Ma che facciamo poi? Poverini. Vabbè, poi dopo metti gli Avengers. Poi dopo dici: raga, comunque sia, c'è un problema, dobbiamo organizzarci. Come ci vai nel mondo Avengers? Mica sono in grado di andare tutti. Ma che cazzo? A parte che cazzo stai a dire che Doctor Strange si basa tutto su quello? Sì, a parte quello, ma poi adesso scusa, come fanno? È la stessa cosa. Doctor Strange va nel multiverso perché c'è America Chavez. America Chavez è canon. Sì, ma America Chavez se fai i cazzi suoi. Se fai i cazzi suoi. Sì. Se fai i cazzi e Kang comincia a conquistare tutti i multiversi, fidati che America Chavez non se fai i cazzi suoi. No, ragazzi, cioè, perché se diventano fatti cazzi, prima. Se diventano cazzi di America Chavez, una certa. Però adesso hanno fatto questa cosa che è quel, hanno fatto fuori uno dei nostri. Sono pericolosissimi. Andiamo a rompergli il culo. Sì, abbiamo aspettato abbastanza. Guarda, sono molto curioso. Comunque c'è un buco di trama. Vai. Bella grazie, Fede. Grazie mille, gentilissimi ragazzi, a tutti quelli che donano l'abbonamento. Siete un piccolo mattoncino per formare il castello. Comunque, detto questo, non ci c'è un buco di trama. Vai. Cioè? È la scena dove c'è Ant-Man che scende e vede tutte le probabilità. Ah, sì, è vero. Allora, tutti sono sicuri che sono loro quello vero? È una certa? No, però. Allora, no, quello in realtà non è un buco di trama. Perché lui dice semplicemente: tutti quanti vogliamo la stessa cosa, ovvero salvare lei. Quindi accettiamo che uno a caso di noi sì, sia quello vero, quello vero e lo portiamo a. Tu non lo sai se è quello sì, vero? Sì, sì, è quello vero. No, vabbè. È quello vero quello. Sì, però. No, sai perché è quello vero? Perché c'ha, perché sente il. Ma gli lei altri sono convinti di essere lui quello vero. Sì, però gli altri non sentono lei che parla. Lei che parla. Perché se tu formi tutte le probabilità, anche gli altri c'hanno il coso. Sì, però non gli parla magari. Cioè, perché magari lui è l'unica probabilità in cui gli parla la tizia. Non è possibile, sia vabbè, l'unica possibile. No, ma non, cioè, è l'unica, non è l'unica. Non torna un cazzo in ma quella scena. Ma quella è una scena meglio, certissimo. No, attenzione. No. C'è anche un buco di trama, quello, bravo. C'è un buco di trama che me l'ero quella scordato. Quella non è una possibilità. No, aspetta. C'è un buco di trama lì. Perché mettono in mezzo il tizio, che è una possibilità, me l'accollo. Il gelataio, me l'accollo. Il gelataio è l'unico che non si sdoppia mai. Com'è possibile? Se c'è il gelataio, poi ci devono essere tanti gelatai. Non è possibile che ci sia un unico gelataio. Perché una volta il gelataio entra là dentro, sì, il gelataio ci deve sdoppiare. E invece c'è un solo gelataio. C'è un solo gelataio e l'unico che non si sdoppia. Buco di trama. Cioè, questo è un buco di trama fattuale. Perché, come tutti, anche Wasp entra e si comincia a sdoppiare. Il gelataio si deve sdoppiare per forza. No, ma certo, quello sì. Però ripeto, il fatto che loro capiscano che sia lui quello vero non ha assolutamente senso.
non ha proprio assolutamente senso. No, guarda che aspetta, però non è che capiscono è quello vero. Loro lo fanno, accettano, è una certa, stanno tutti là che tutti credono di essere quello vero, è una certa, da nulla lo lasciano passare. Loro accettano che quel tizio vada su. Cioè non è che non stanno ammettendo che sia quello vero. Ma tizio, il tizio più vicino. Perché quello che guarda caso è quello vero. Non ci credo mai. Adesso poteva essere un'altra probabilità che faceva la cosa al posto suo. Sì, vabbè. Sì. Però comunque sia, tutti quanti si rendono conto che devono salvare lei e quindi dicono: vabbè, chi è quello che arriva meglio lì? Ci mandiamo quello. Che guarda caso, tra milioni e milioni di cose. Bah, vabbè. Detto questo, film da. Ho commentato il video del nostro arcimico. Ah, allora, io l'ho guardato il film di Kal-El. Io guardo il film di Kal-El. Il film è il video di Kal-El. Ah, ha fatto il video su. Sì, lui è anche super critico, ovviamente, perché quando uno è super critico, tutti super critici. E, no, quello non è, critiche, non è un buchino. Quello è il motivo per cui si sa. Non l'ha visto, Dante. Se no si perdeva, Alcune critiche ci stanno, altre no. E secondo me, una critica in particolare che non c'ha senso, ma lui ha calcato per l'80% su quella critica. E questo non è un film di Ant-Man. Allora, nel senso, allora è perché è un film su Kang. Allora, vabbè, ma allora no, ma allora è vero. E allora è vero, quello di Capitan vero, America non era Capitan America. È vero. Benvenuto, Kal-El. Cioè, nel senso, è sempre stata così la Marvel. Cioè, ci sono ogni tot uno dei film del supereroe che in realtà serve per caratterizzare il nemico. E quindi viene dato molto spazio al nemico. L'igno si innamora. No, Wanda. Ma Wanda sì, ma raga, cioè, c'è un, vabbè, cioè, un film c'è che tanto Doctor un film che è palesemente vabbè, anche qua c'è tanto Ant-Man, anzi Ant-Man compare di più di Kang. Ah, vabbè, Kal-El che fa giorni perché Andorra fa, io voglio sentire, spero che sia perché esatto, è troppo bello e Wanda. Complesso. Cioè, il film di Doctor Strange è molto più su Wanda che ma sì, di ma sì, ma è tanto avanti. Ma scusa, Capitan America Civil War. Sì, Capitan America si sono Capitan America tutti. Civil War. È un Avengers quello. Nel senso, non mi sembra una critica da fare all'universo Marvel. Normalissimo che ogni tanto uno dei film dei supereroi viene utilizzato per caratterizzare o altri supereroi o il cattivo di turno. Normalissimo. Cioè, non vedo perché improvvisamente deve essere inaccettabile in Ant-Man and the Wasp. Che poi posso dire comunque sì, Ant-Man il suo lo fa. Cioè, non mi sembra un personaggio che non funziona in questo film, Ant-Man. No. Cioè, secondo me i personaggi funzionano quasi tutti. Cioè, Ant-Man funziona. È l'unica. Ah, Wasp no, Wasp è a me. Cioè, Wasp è un comprimario che non fa niente. La figlia, secondo me, alla fine, meglio di Ironheart, eh? Cioè, se devo scegliere tra Ironheart e lei, sempre lei. Cioè, c'ha un minimo più di verve. Pure più così. Carina. Vabbè, quelle sti cazzi. No, pure Janet come personaggio, secondo me ci sta. Michael Douglas è un figo. E vabbè, Bill Murray fa 5 minuti, ma funziona pure Bill Murray alla fine. E Kang, ho detto, a parte l'uomo quella Buchi, ti è piaciuto l'uomo Buchi? Sì. Bimbo Buchi. Guarda che i personaggi lì, un attimo il tizio che spara al laser. Cosa? Sì. Guarda che quelli sono personaggi carini, Quelli Ma ti dico, a me mi è dispiaciuto quando. Sì, guarda sì, che dai, sono carini. No, ma quelli funzionano bene. Cioè, i personaggi in sé funzionano quasi tutti. E vi dico, personalmente ha funzionato anche MODOK. Cioè, io MODOK all'inizio ho detto che è merda. Alla fine ho detto, carino, bella idea. Sì, l'hanno memato. Cioè, mi è piaciuto. Quello che non ha funzionato. Quello che non ha funzionato di questo. Anche il telepod è carino. Quello che ha funzionato è la trama, perché nella seconda metà si sminchia. Perché la prima metà della trama alla fine c'è, tranne il come entrano nell'universo quantico, che è una merda. Veramente, per favore. Sì, un po' la cosa del devo ritrovarlo. Che quella roba l'ho sempre odiata. Tre da una parte, due dall'altra, e si devono rincontrare. Quella cosa nei film io proprio non la reggo. Però dura poco. MODOK è carino, raga. MODOK, cioè, è un personaggio meme cringe. Fatto apposta così. E secondo me riprende per quello che arriva allo scopo, cioè, sempre lì. No, perché voi, cioè, il problema è che a volte uno decide che un personaggio deve è un essere personaggio per forza serio. Iper introspettivo. No, è un meme. È Gico, perché tu sei amante come me del MODOK dei fumetti, quindi ti ha fatto rodere il culo. Tu ma sei un amante del sì, però ho capito, Massimo, cioè, perché il MODOK dei fumetti, che poi è quello del tu ci hai giocato al videogioco.
Comunque l'ho spiegato prima. Quale? Perché il Modok secondo me funziona. Credo sia più Avengers il videogioco. No. Il videogioco l'Avengers. No, era per farti capire. Ho capito, quello non l'hai visto. La scena post-credit. Mamma mia, Eternals. Ho capito, ma Eternals 10.000 volte peggio. Cose. Comunque Modok è figo perché in realtà è un essere umano che ha subito questa sorta di mutazione genetica per cui il cervello gli incomincia a crescere in maniera allucinante ed è uno che crea tipo un arsenale di tecnologico. Sì. E diventa proprio così perché il cervello è talmente tanto grande e evoluto, è un essere umano in realtà. Certo, modo. Ma certo, ma è... cioè qua è sminchiato perché è un truppino. Ripeto, di merda. Il concetto è che hanno c'è saputo divento, gestire bene, per una volta hanno gestito bene un personaggio, in questo caso perché effettivamente se tu vedi un coso così nei fumetti te lo accetti, se lo vedi in CGI. Beh, no, te posso fatto dire, dipende come lo è fai. È cringe. Ma no, guarda, a parte non è detto. Non rie- non c- cioè, se tu mi prendi seriamente un personaggio col testone, le gambine e braccine, sì, sì. È dai, cringe. Se no, io sono d'accordo. Se avessero provato a farlo figo, secondo me vabbè, ma sarebbe le physique stato... du roll lo puoi pure adattare e cambiare. Allora, senso... o lo cambi però a quel punto cioè il Bane di Nolan lo hanno riadattato, sì, e cambiato. Però, immagini, un conto è il Bane di Nolan e il Bane originale, un conto è Modok che la sua peculiarità è avere il testone e le gambine e lo fai un personaggio normale. No, conto è riadattarlo. Sono d'accordo, guarda, secondo me ha funzionato per quello che doveva fare. Cioè, ripeto, Modok secondo me rappresenta una realtà, tra l'altro, sociale, ovvero questa gente super fan, ossessionata dalle cose, che arriva a fare un sacco di stronzate pur di convincersi che può essere per un giorno come la persona che idolatra, quando invece non è così. Mm-hmm. Cioè, quando invece non è così, non basta dare una mano una volta a una persona per cancellare tutto quello di male che hai fatto, non basta, non basta salvare una volta qualcuno per essere un eroe, un Avengers, cioè lui che dice alla fine sono anche io finalmente un Avengers, cioè non è vero. No, perché infatti loro lo guardano cringe, io sono d'accordo e funziona benissimo, tra l'altro nel mondo di Twitch è pieno di queste dinamiche, pieno di queste dinamiche. Il Barone Zemo. Barone Zemo è un grande. No, il Barone Zemo non c'entra un cazzo come fumetti. Ma che è una palla con le manine piccole, Zemo? Che Barone cazzo c'entra? Barone Zemo c'ha la tutina viola in testa. Sì, non gli hanno messo. No. Ma non vedi che non si c'ho. Poteva riadattare dai, anche Modok. Che lo facevi, se non hai capito, Modok. Se non capisci la differenza. Ma come lo avresti riadattato, Modok? Un robot. Che merda. Non è vero. Non è Modok. Perché Modok, la cosa è che c'ha il testone, cioè quello riadatti l'idea del personaggio, cioè, tutto facendolo robotico per farlo figo. Ma perché una invece merda, è figo? Perché, no, perché se lo inserisci bene è figo. Modok è un personaggio figo. Se tu vedi un robot, guarda che Modok sarebbe stato un figo, un personaggio più figo di Ultron. Se ci perché fosse sarebbe stato un nemico robot, Ultron. Se ci fosse stato un robot normale, la gente dice questo è Modok. Ma perché dice sono Modok e qui tutti l'hanno fatto così. Ma no, fai per esempio Modok è un umano che poi diventa si trasgrazia la sua capacità e poi diventa trascende il concetto umano e diventa lui un robot stesso. Aspetta, Mysterio è un personaggio che si può fare facilmente figo. Mysterio è figo. È giusto farlo figo. Non è meme Mysterio. Cioè è giusto fare Modok meme, perché Modok da farlo figo è complesso, rischi di cadere involontariamente nel cringe, a quel punto è brutto. Hanno scelto, ok, ma anche perché semplice. Dai, è un personaggio che si chiama tipo Made for Killing People, dai, insomma. Ma veramente sembra una cosa che ha pensato un bambino di 6 anni. Sì. E, secondo me ci hanno azzeccato a buttarla sul comico cringe. Ma sì, ma io ripeto, poi ragazzi, un conto è se tu, perché attenzione, perché bisogna differire le cose. È fatto male il personaggio? Secondo me no. Non rispecchia la tua idea? Probabilmente sì, ma sono due cose diverse, però. Cioè, è un personaggio fatto male, è un personaggio che è scritto male. Infatti, da Modok, secondo me, è scritto abbastanza bene, ma non rispecchia l'idea che ha la maggior parte della gente, e quindi lo vedono male. No, però okay. Per farti vedere, l'hanno riadattato tutti, l'avvoltoio l'hanno riadattato. Ma l'avvoltoio che c'è? Ancora questa cosa, l'avvoltoio, le cose. Allora, prima di tutto, l'avvoltoio c'ha i superpoteri. Tutti hanno i superpoteri. No, l'avvoltoio negli Avengers, in questa multiverse, non c'ha i superpoteri. E quindi?
L'hanno riadattato. Ma, e l'hanno fatto figo. Ma in che modo avere i superpoteri ti rende cringe e mazza, se dal tuo punto di vista. Stiamo parlando di una testa. Stiamo parlando di una testa con le manine che fanno così. Invece stiamo parlando di un uomo che si muove come un avvoltoio con la tutina verde. Quello invece è meglio. Perché che cosa cambia da Spider-Man? Scusa. No, vorrei capire. No, non vorrei capire nella tua testa, no? Spider-Man avvoltoio. Cioè, uno è c'è un tizio con una tutina che si muove con un avvoltoio, l'altro c'è un tizio con una tutina che si muove con un ragno. No, perché un conto cosa è cambia? Quello che fa Spider-Man. Un conto è come, metti a, è come lo metti che a schermo. Cosa fa perché Spider-Man? Tu mi stai giudicando il character così, design supereroi. No, certo. Se il character design dell'avvoltoio è un tizio con le piumette qui, con come le tutina gialla, vero verde. Altri supereroi, come tutti gli altri supereroi. Ok? Ma infatti se li riadatti con un character design figo non è figo. Come tutti gli altri. Non è vero, è come l'altro. Lo riadatti e diventa figo. Lo riadatti e diventa figo. Guarda che è tipo, guarda, Modok potevi farlo tranquillamente come secondo cattivo invece di Ultron, perché più o meno fa la stessa cosa. Cioè lui che crea il super esercito. Crea il super esercito. Modok, che c'entra lo metti? No, per farti capire che potevi creare un Modok alla Ultron. Cioè un essere umano che praticamente poi trascende il concetto di umanità e per diventare più forte diventa un robot. E c'ha senso che gli avessi fatto quel character design. Ma a quel punto non è più Modok. No, è sempre un essere umano. Perché Bane non è più Bane, anche se non c'ha il sinto. Eh no, come che c'entra? La stessa cosa. No. Bane è Bane, pure Bane. Vabbè, nell'immaginario della DC Comics è Bane. No, però vorrei che capire una cosa. Titan in corpo. Vorrei capire una cosa. Cioè, tu puoi fare quello che ti pare, no? Cioè, puoi pure prendere un personaggio. Sì, è vecchio con le ali, una merda. L'avvoltoio nei fumetti, sono d'accordo. Con la tutina verde, fa schifo. L'hanno cambiato. Quindi perché l'hanno fatto? Perché per renderlo più figo. Oh Gesù. Cioè, ma Ultron di film è una cagata. L'hanno adattato al momento. Al momento, il verde, come hanno fatto con hanno tutti. Cambiato pure Batman. Ok, Spider-Man pure c'ha la tutina con i microchip, perché e allora potevano adattare al momento storico. E allora potevano adattare sì, anche se tu adatti, se tu adatti una palla con le manine così, rimane una palla con le manine così, con gli gadget. Ma non è vero, questa è una stronzata, perché se tu adatti un tizio vecchio con la tutina verde, rimane un tizio con la tutina verde, eppure siamo non è stato così. No, l'hanno cambiato. Vabbè, non è così. Ti sei fissato sulle gambine e sulle... Ma quella è una cazzata, perché semplicemente tu... fissato che... Cioè, ho capito, è fatto... E l'hanno cambiato... Cioè, no, proprio le... E allora l'avvoltoio non è così, l'avvoltoio no, l'hanno cambiato. No, è un essere umano, un essere umano. No, l'avvoltoio è il tizio con le ali con la tutina verde, e per renderlo a schermo l'hanno cambiato. No, tu gli stai dando dei vestiti, ok? Tu cerchi con i vestiti di cambiare che cos'è? Quello che cos'è? Un essere umano normale. No, tu parli essere umano, tu stai facendo un paragone con Ultron. Tu, esatto. Con Ultron, che è un'intelligenza artificiale. No, io ti sto facendo il paragone con il fatto che se tu cambi il character design e lo rendi più figo, cambi anche il character design del personaggio, che non è la maniglia così con le manine così, non è vero. Lo cambi e lo rendi più interessante ma dal punto di vista. Ma che dite, se un comic uscisse ora lo farebbero un vecchio con la tutina? Ma che dite? Ma tutti quanti personaggi ciao, Jesus, sono stati adattati al momento storico e tecnologico attuale. E potevi farlo pure con Modok. No, Modok è già tecnologico. No, lo facevi Modok semplicemente già tecnologico. Diverso sì. Modok perché a te non piace il character design. A me? Ma che cazzo dici? Per cazzo che le manine così? No, perché non è serio. Perché non è serio. Non so serie le manine nel... Ma non è vero. Quando tu metti, fai live action. Quando farai il live action di One Piece, ok, io la cosa di cui mi cago più sotto è per dire pugno Gam Gam. Ok, perché se lo vedi nel manga lo accetti. Se lo vedi pugno Gam Gam a film è strano. Vediamo. Se prendi il tizio che c'ha i gambini e cose a fumetto va bene. Poi lo vedi è la stessa cosa di Alice in Borderland. È la stessa cosa. Perché ci stanno un botte la posa di quello nudo. È quello che ti sto così dicendo. L'avvoltoio, se tu lo vedi con la tutina verde e con le alette vecchio, fa cagare. Però quello quindi è un uomo normale. Riadatti il character design. Ma hai cambiato la tuta, Maggi. Ma che vuol dire? Ma Modok lo puoi fare in un modo differente rispetto a quello? Ma allora non fai modo. Esatto. Ma se tu quindi Bane non è Bane. Ma che c'entra Bane? No, la stessa identica cosa. Cazzo, c'entra un umanoide. No, Bane, col cazzo, Bane è del film, sei un essere umano semplicissimo. Ma è nella realtà dei fumetti, no, nei fumetti
non devi, è un essere umano. No, aspetta un attimo, perché sta a fa il furbo allora. Perché Bane è un tizio con superpoteri. No, sono due universi diversi. No, perché c'è Bane anche nei primi Batman. E nei primi Batman è tale quale a come è il coso. Perché ma infatti io Del sto parlando di quel Modok. Esatto, Del, io quello sto parlando. Quindi però se tu mi dici, secondo il tuo aggiornamento, che vedi quello, il flagello all'interno del Cinematic Universe di Nolan, dici che è sta merda, è fumettistico, non c'ha senso, quindi lui l'ha riadattato rendendolo credibile e gli ha cambiato anche per esempio il fatto che non c'ha i superpoteri. Se sta cosa l'ha fatta Nolan e ha fatto diventare figo Bane, la puoi fare anche con Modok, sì, e diventa Nolan, figo uguale. Nolan non c'aveva una cazzo di testa con due braccine e le gambine. Nolan c'aveva, fidati, ma... che se in Batman c'era il grande tizio con testone, non ha il Marvel Cinematic Universe dietro. Non è che, perché ti ripeto, Maggi, che ti ripeto che qua poi tu c'è un Marvel Cinematic Universe che, se tu a una certa prendi personaggi con superpoteri e li fai dei tizi normali che non fanno un cazzo, poi quegli altri dei film dopo devono prendere il tuo tizio che non fa un cazzo, metterlo in mezzo a altri tizi che sono delle divinità egizie e farli combattere contro. Che cazzo facciamo? Come lo facciamo? Adesso tu prendi Bane, ti prendi Bane di no, lo mettiamo in Marvel Cinematic, che fa? Muore quando arrivano e ci sono i sassi che volano, e per che sbaglio c'è sta tizio con la macchina e fa e quello è Bane, è morto. Ma che c'entra? È morto, nel senso che tu devi quindi riadattare, quindi non mi puoi paragonare un universo in cui non ci sono i superpoteri come quello di Batman di Nolan. Io ti sto paragonando un universo in cui viene riadattato un personaggio in base a quella che è l'opera. Puoi riadattare, come hanno riadattato un personaggio togliendogli i poteri, puoi riadattare un personaggio in modo che cambiando il character design Invece hanno scelto di renderlo comico. Bella merda. Bella, secondo me. Te la metto così. Perché Modok è sprecato così. Corso un grande rischio. Non hanno voluto correre grande rischio e l'hanno reso una macchietta. Fine. Ma che grande rischio? Ma guarda che in realtà questo è più rischio. Cioè, mettere un tizio fighissimo che è una macchina di uccisione all'interno di questo, lo puoi fare. Lo puoi fare, quello è la macchina di uccisione di Kang, lo manda a uccidere tutti. Lo puoi fare. Tizio anonimo che dice due battute in tutta la cosa e arriva con la musica dron, tutti che scappano, laseroni, cose, morti tutti gli NPC, ovviamente morti tutti gli NPC perché poi non muoiono mai quelli buoni. E don, finire il film e faceva il sonno, figo. Questo è il primo Modok del videogioco. Cioè lo potevi semplicemente fare che rimane un umanoide che semplicemente ha perso, e questo è quello che hanno fatto con Bane, secondo te. Questo veniva fighissimo. Ma cosa, Mero, in una spalla di menzione, non capite un cazzo di narrativa. Qua il main villain è Kang, lui deve fare una parte secondaria, ok? Deve fare una parte secondaria. Quindi se tu mi trasformi Puff in una macchietta, ci sta. Lo sai perché? Perché Puff, se non lo trasformi in una macchietta in un live action, è probabilissimo che ti viene una merda. Ok? Perché Puff già c'ha delle cose da mezza macchietta. È molto profondo come personaggio, ma tu rischi di non riuscire a portarlo come si deve in live action. E quindi che fai? Personaggio secondario, che non è il main villain, che c'ha delle cose che possono portare alla parte macchiettistica, quella è la macchietta del film, ok? E io non ti vengo a rompere i coglioni perché nel fumetto un personaggio profondo. Guarda com'era nel gioco, è figo. Facevi un Modok così, figo. A parte il fatto che lo guardi e dico è una merda. Ma no, perché non lo conosci. Se te lo caratterizzi con la storia, è un essere umano super forte, bello, figo. Un multiverso. Fighissimo questo. In un multiverso. Maggi vede Modok fatto a uomo. Ok, cibernetico, tutto figo, che ammazza tutti. Sai cosa avrebbe detto Maggi? No, ma collau. No, avrebbe detto, ma che è sta merda? Modok in realtà c'ha tutta la storia fighissima, per cui gli si gonfia la sprecato, testa. No. L'hanno ridotto semplicemente un assassino. Che schifo. Anche perché sicuro, zero come tutti i fanboy dei fumetti non avrebbero detto, ma non perché, è così. Ma non è vero. Non c'è, la cosa di Modok è proprio questo, ma questo è quello che tu pensi che avrei detto, ovviamente è un errore. Non lo sapremo mai. Esattamente. Ma il fatto è che io ho la risposta, te la do con Bane. Perché a me il Bane che ha fatto Nolan piace un sacco. Il Bane di Nolan te lo introduce in un mondo verosimile. Quindi ha fatto il contrario.
Quindi ha fatto il contrario. Allora, partendo dal presupposto che se l'hanno fatto altri non vuol dire che poi... No, vuol dire che si quindi può fare, vuol dire che si può presupposto. Fare, lo puoi fare, certo, basta saperlo fare. Si può fare tutto, puoi anche infilarti un cactus, bravo, un cactus nel culo. Se sono riusciti a rendere bene un personaggio con i superpoteri senza superpoteri, puoi creare MODOK con un character design diverso, un personaggio molto figo da fargli diventare villain principale, invece non lo fa la macchietta, bella merda. Ma perché non volevano basare il villain principale su bella merda, che bella merda. Ma bella merda MODOK villain, main villain, certo, tutta la fase 5. Ma vai a cagare dei MODOK. È molto MODOK più figo sarebbe Kang. Stato un villain molto più interessante di Ultron. Che cazzo c'entra Ultron, che è di un film che di 15 anni fa, nella prima no, che semplicemente MODOK lo potevi per esempio introdurre, se adesso perché siamo arrivati a cutizi con i poteri sbloccati, ma come un cattivo prima di Thanos, cattivo della Terra, no, al posto di Ultron gli faceva due film e gli Avengers, è fighissimo, andato, ormai è troppo tardi, quindi o lo inserisci così o non lo inserisci, quindi non lo inseriamo. Facciamo che lo lasciamo. Ma io non l'avrei messo dentro, io non ce l'avrei proprio messo. Mi fai che il cattivo secondario, Dante il calabrone, diventa un'altra cosa, tipo un animaletto come quell'altri che ci stanno nel Regno Quantico. Ma non mi scomodare il signor MODOK. Cioè, dai, veramente. Capito perché? Poi, mannaggia, questo è proprio un discorso da fanboy. Senza MODOK, il Marvel Cinematic Universe dove andrà a pescare? Per ma no, senza un discorso da fanboy. Dai, stile Zola, sì, Zola, hanno fatto Zola. Ecco, per esempio, bravo, ecco, non ci avevo pensato. Bravo Emanuele, un altro personaggio che hanno fatto figo, che hanno fatto in modo diverso reinterpretandolo, quello di Winter Soldier, che in realtà nei fumetti è un tizio che combatte dentro un televisore. Nel film Zola, che è quello che scompare poi in Teschio Rosso, è una entità che è diventata cibernetica. Vedi che se lo riadatti viene figo uguale e non devi per forza essere focalizzato. Ma assolutamente non dimenticabile Zola, devo dire. No, ma il fatto è che lo puoi rendere figo in modo differente. Basta che comunque non devi essere per forza focalizzato, ripeto, su quello che è il carattere del design originale, perché Thor l'hanno completamente sbaccato. Ti posso dire che secondo me comunque sia fare Zola stile Krang è più figo di fare Zola entità cibernetica figa. Cioè se mi fai un Krang come Armin Zola, a me piace di più Zola, perché secondo me tu ti avresti detto che è sta merda tanto quanto... No, io lo so chi è Armin Zola, io so anche chi è Krang. Ma tu hai capito chi è Krang? Forse te che non hai capito. Questo è Armin Zola, Lo so chi è Armin Zola. Questo dovresti detto che figo, così. Lo so Oh, l'hai visto Krang? Sai chi è Krang? Questo hai capito Armin chi è Krang? Zola. Questo è nei fumetti. Così è come l'hanno fatto nei fumetti. Invece nel film della Marvel lo hanno fatto tipo una specie di, diciamo, entità, non so come chiamarla, come definirla. Eccolo qua. È questa cosa qui, invece lui compare soltanto bello, come bello. Beh, compare non bello, combatte però. Incredibile, ma è un personaggio incredibile. Mi spieghi un attimo che dove Winter Soldier, manco lo ricordi. L'hai visto Winter Soldier? Vabbè, ma lui non sai si perché, rivede i film. Sai perché? Perché questa è una comparsata, Maggi. Io è una comparsata. Questa serve per farti capire come puoi cambiare il character design di un personaggio e renderlo interessante lo stesso. Guarda, Maggi, puoi anche far sentire solo la voce. Puoi fare anche sentire solo la voce tenebrosa, sai che c'è, ma non lo vedi. Ma sì, infatti, se MODOK non lo avessero messo, allora, non facevano ruder culo a un sacco di persone. Sono d'accordo. Un sacco di cose si può speculare su quello che si poteva cazzatissimi, fare. Che, però fai, io ho trovato questa soluzione, una soluzione estremamente accettabile, perché effettivamente vedere un personaggio così per me è cringe. E voglio vedere poi con One Piece come faranno. Non so cos'è Camp, non so cos'è per Camp. Il resto. Ci sono stati altri che hanno riadattato. Per carità, ci sarà gente che ha fatto bene, gente che ha fallito, gente che... Non lo sapremo mai. Va bene così. Tanto tu non cambi idea. Ma io sì. Non cambi idea. No, io quello che voglio dire è che se devi fare. Se devi fare. Ma infatti, se devi fare un personaggio di merda. Personaggio così non scomodando. No, non hai capito. Ma Maggi, ma devi lasciar perdere, perché considera che la Marvel vuole andare prevalentemente sulla parte comica e intrattenente, quindi preparati, sì, perché saranno tanti personaggi che verranno messi in chiave comica, e se tu questa cosa non la vuoi, non guardare i film della Marvel. No, io li guarderò, cioè, e se sminchierai un personaggio, un cattivo figo, dirò sei una merda. Beh, uno dopo l'altro, uno dopo l'altro. Design, però. Certo, uno dopo l'altro. Mi ripeti quest'ultima parola? Dipende come lo fai, no, se lo fai brutto, sì. Parola no, se lo fai brutto, sì. Se lo fai invece figo, va bene, io me l'accollo. Ah, bene. Cambia. Non dipende è certo. Come fatto. Dipende non è che fatto. Non è che tu... certo. Attenzione, regà, non è che tutti i personaggi, tutti i villain
saranno messi in chiave comica ridicolizzati, ma ci sono dei personaggi che sì, vengono se messi seri. Destino è una merda, sono d'accordo. Dei personaggi che sono messi seri, dei personaggi che non sono messi seri per dare un equilibrio. Cioè voi non potete pensare che tutti i personaggi villain devono essere fighi, ombrosi e nebrosi. Non li metti, non no, li come metti, non li metti? No, loro vogliono una parte comica, non loro li bene, mettono, come non va bene? Va bene, non li metti. Per Maggi, ma ti ripeto, non ti guardare la Marvel. Giudizi personali. Cioè, perché guardarsi la Marvel pensando che loro non puntino sulla comicità, secondo me è veramente essere miopi. Sì. La cecità non c'entra totale. Niente. Che cosa c'entra essere intrattenenti dal punto di vista comico? Io ti dico che hai un personaggio molto importante. Infatti Wakanda Forever è una merda. Wakanda Forever è una merda. Sai perché è una merda? Perché hanno detto dobbiamo fare un film serio perché pare brutto, se no, per tutto quello che è successo. E hanno fatto un film in cui la trama fa cagare, i personaggi fanno cagare, non c'è la comicità. Però è serio e parla di tematiche interessanti in maniera del tutto banalizzata. E, sì, esatto, e quindi è un mattone di merda che fa schifo e basta. Prendi cattivi secondari. Perché non la sanno fare una trama veramente profonda e cioè per e farti particolare. Capire, paradossalmente, tu l'hai visto il secondo film dei Fantastici 4, quello con Silver Surfer? Come hanno fatto a schermo? È di 20 anni fa. No, è di... anni 2000, che sarà, 2005? No, forse più tardi. Tipo 20 anni fa. Vabbè, ma l'hai visto o no? Cioè, sì, l'ho visto, tipo 20 anni fa. Sì, l'ho visto. No, il pieno è 2005, aspetta. 2005 è il primo Fantastici 4, il secondo è più tardi. Vabbè, ma vabbè. Chi se ne frega? Come hanno fatto a schermo Galacticus. Che è fighissimo, che l'hanno reinterpretato. Perché quello, basta, perché quello basta, è il cattivo discorso. Figo, ombroso e tenebroso. Cioè, ho capito che più. Ti piacciono, ho capito che ti piacciono i personaggi fatti così, però non è l'unico tipo di personaggio che puoi accettare in una narrazione. Galactus. Non è possibile, non posso essere tutti Galactus. No, non c'è, no, quello che ti voglio dire è che se tu prendi un personaggio come Galactus e lo sminchi è un problema. Ma Modok come Galactus, ma dove? Ma che cazzo stai a di Modok come Galactus? Ma guarda, Modok è uno dei personaggi, favore. È uno dei cattivi, è un cattivo fighissimo. Nella Marvel, Ma cazzo, puoi prendere talmente tanti. Galactus. Ma tu c'era bisogno di prendere Modok per far truppino dei Kang. Un altro coglione, un altro coglione secondario. Che tu non per cazzo. No, perché c'è sta. Ma tu, scusa, ma tu non hai mai visto un centro fisso? Un centro rosso? No, non è vero. Perché ci sono dei cattivi. Ma perché se tu. Ma quindi famoso a capire. No, no, adesso famoso a capire. Perché se avessero messo. Tutti quanti fighissimi. No, vabbè, infatti, facciamolo la prossima volta. Visto che sono tutti uguali per te. Mettici, che ne so, Destino al posto di Modok. E mi sminchia Destino. È figo. Tanti sti cazzi. Tanto uno vale l'altro. Per te sono tutti uguali. Destino è stile Galactus. No, Modok. E comunque sia. Ma non è vero. Sto leggendo. Galactus. No, dico come importanza. No, dai. Perché sei tu che sottovaluti l'importanza di Modok. No, mi sa che sei te che la sopravvaluti. No, se dici che è come Galactus, secondo no, me. Io ti dico sei te che stai sopravvalutando. No, perché Modok è quel cattivo che compare all'inizio figo quando c'è lo scontro sulla Terra. Sarebbe stato un cattivo fighissimo nella prima parte degli Avengers. Okay, sti cazzi. Ho letto di altri personaggi. Dovete fare la distinzione tra il main villain di un film, e quello non lo ridicolizzano mai, e il villain secondario. Cioè Mysterio, l'avvoltoio sono villain seri. Perché? Perché sono il main villain. Ok, lo sapete chi è un villain che è stato ridicolizzato? Il Mandarino. Perché? Perché in quel film non è il main villain il Mandarino. Il main villain è l'amico suo, non mi ricordo come si chiama. Chi è, come si chiama quello che fa i robot? Vabbè, non me lo ricordo come si chiama è quello che il villain di Iron Man 3. Ma il main villain di Iron Man 3 è quell'altro. E quello è tutto figo, è una merda, tra l'altro, quel villain. E il Mandarino, invece, che è secondario, lo hanno ridicolizzato per fare le scenette comiche, ok? Cioè il main villain che è serio, villain secondario, buffetto. Ad esempio Thor Love and Thunder, c'è il main villain è serio, ok? In realtà c'è anche il villain secondario, che in quel caso è Zeus. E Zeus invece lo fanno macchietta, ok? E funziona, tra l'altro, e funziona. Perché il main villain è una cosa, il secondary villain è un'altra. Quindi non mi potete fare paragoni con un main villain di un'altra cosa, è perché questo hanno fatto serio. Perché tu reputi un villain secondario Modok?
No, e l'hanno, no, no, loro l'hanno reputato. Maggi non ha potere. La Marvel ha potere. La Marvel l'ha messo in un film come villain secondario. E Maggi questa cosa la deve accettare. Perché è però gli dirò che è una merda. Potevano metterci tanti altri truppi nel cazzo. Allora, non modo. Io, però, a questo punto ti dico sta cosa e poi basta. Vi prego, mi sono rotto il cazzo. Guarda quanto hanno fatto figo Modok nei film. Questo è Galactus nei film. È un'entità che si muove. Sei, ma quanto è figo. Tu sei il fighissimo. Primo, proprio in prima linea. E ora ti giuro, io ti butterò tanta di quella merda addosso, perché adesso cambia tutto. Beh, mi sto cagando sì, sotto. Perché ti stai contraddicendo. Tu sei sempre quello in prima linea che dice dei fumetti. È cazzo. Vero. Questo no, è non vero. È vero. E dei fumetti no, non me ne frega. Se non l'ho letto, io... quando si l'ho letto. Quindi è soggettivo. Cioè, di Harry Potter non va bene. Ma Harry Potter non li conosco. E chi se ne frega? Chi se ne frega di quello che hai visto tu? Maggi, che discorso del cazzo fai? Non importa niente di tu. Perché se io faccio un tuo ragionamento su Harry Potter, ma infatti è soggettiva la cosa. Per me Modok è una merda fatto così, perché io, conoscendo Modok, ti dico che l'hanno ricolonizzato. Allora non devi rompere il cazzo alla gente che rompe il cazzo Harry Potter o altro. Quindi la discriminante è se Maggi l'ha letto meno. Beh, certo che è soggettivo. Crolla tutto. No, ovviamente che è soggettivo. C'è decine di live crollate. Ma non è vero, perché senza devastazione. Ma questa, no, questa cosa dici non ha senso, perché detto questo, ma se io una cosa non la conosco, ma che me frega a me? Detto questo, cioè, a me se tu, se io non conoscessi il personaggio, parlano. Ma se a me mi metti a schermo e mi dici che quel tizio X di Harry Potter è trattato male, ma io non ti so dare risposta, io non lo conosco, ti dico, io mi baso su quello che conosco. Io modo che lo conosco. Però non dici questo. Tu quando facciamo le live su Harry Potter fai, e io lo premetto, qui non si parla di libri, qui si parla solo di film, quindi non mi venite a dire cose sui libri, perché non contano un cazzo i libri, qua si parla solo dei film, ok? Ed è la stessa cosa che vale pure per Marvel. Poi se tu perché dici... poi io ti sto dicendo che simpatia hanno ridicolizzato aspetta, il personaggio. Magari t'ho basta. Capito io, t'ho capito male io. Se tu mi dici una cosa che rosico personalmente, ma è fatta bene? Va bene. No, non è fatto bene. Non è fatto bene. Se è una cosa che tu dici, a me mi fa rosicare perché lo volevo trattare in un certo modo, quella è una tua opinione personale, assolutamente non ci metterò mai piede. Vedi, dicono che c'è pure su Disney Plus la serie TV su Modok che fa le battute stile. È una merda. Se è così è una merda. Hanno deciso di prendere quel tipo di. E fa cagare. Cioè, perché semplicemente fa cagare, fa cagare. Un personaggio divertente. Ma no, lo ci può essere, ma non Modok, fanno un altro. No, qual è l'altro? Dimmi però, uno, dai. Se tu dici Kraven, lo possiamo fare Kraven comico? No, ma Kraven è fighissimo, hai capito? Kraven il cacciatore. Ma Kraven il conquistatore, ma quello lo faranno figo. Come il conquistatore, il cacciatore? Quello lo faranno figo, quello... hanno già preso l'attore, secondo te questo attore gli fanno fare la linea comica? No, no, io sto parlando questo a attore. Maggi, io sto parlando a Maggi, te l'accolli te Kraven macchietta? No, Kraven macchietta ovviamente no. Ma non t'accolli nessuno macchietta Maggi, perché a te ti piacciono solo quelli tutti fighi così, quindi non t'accolli nessuno macchietta. Ma non è vero, io tipo... Se non lo conosci, ma no, le macchiette sono i secondari dei cattivi, quelli vanno bene macchietta. Ma chi se... è macchietta? Ma per esempio c'è tu mi fai macchietta, che ne so, il capo dei Chitauri. Ma sì, il capo di Chitauri non è un personaggio, Maci. No, non mi prendere per il culo. E dei personaggi, dei villain del Marvel Cinematic Universe, dimmi quali possono essere macchiette. E mo te li vado a cercare tutti, dal primo all'ultimo. Te li devi ricordare tu. Vabbè, ti prego, io mi devo svegliare presto, Maci. Ma che ti svegli presto? Per te è presto tipo le 11 del mattino. Io domani devo partire. Alle 6 devo del pomeriggio. Devo fare un sacco di cose. Devo fare un sacco di cose, quindi mi devo alzare presto. Mi alzo presto, prima di te non mi sto a lamentare. Secondo me dormo meno di te. È per quello che, perché ma tu vai a dormire troppo tardi. No, ero solo per cazzo, perché ho detto mi devo alzare presto, che è la cosa che dice sempre lui. Però anche infatti tu gli rompi il cazzo. Però anche tu gli rompi il cazzo. Sì, ho capito, però se stiamo tre ore sulla stessa discussione. Qua, cioè, come prima io do ragione qua. Attenzione, assolutamente allora. Sì. Un conto è farlo ogni live, un conto è farlo una volta. Quindi se possiamo andare avanti a questo impasse, bravo, tanto non cambierei idea. Venom anche l'hanno fatto macchietta. E ve posso dire, secondo me è bello Venom. Ma Venom non è... Cioè, il concetto di Venom macchietta, non Venom... Cioè, vabbè, il film, il primo così così, il secondo è una merda. Però l'idea di Venom macchietta... E infatti Venom l'hanno fatto macchietta ed è orribile. Ma invece secondo me Venom in sé, secondo me funziona. Cioè il problema è il film che è una merda. No, ma perché non rende Venom buono macchietta in quel modo. No, è una merda. Ma cosa non rende? Va bene Dan, vuoi vedere fa questa discussione ripetuta all'infinito? Va benissimo Dan, va benissimo. Vabbè, raga, vai Maggi, allora, ripeti la capito, cosa che ho capito. Ci sono state a voi non cose. Piacciono i personaggi macchietta, raga, perché qualunque personaggio macchietta voi fate orribile. No, non è vero. Dai, sono sempre le stesse persone, sono sempre le stesse persone che dicono orribile. Di un determinato tipo di personaggio macchietta. Perché questi so i villain. A me se fai il mandarino macchietta,
Il mandarino, guarda che il mandarino. No, perché solo perché non lo conosci, perché il mandarino è fighissimo. Il mandarino tutto scuro. Il mandarino c'ha tipo gli anelli, c'ha, è tipo Thanos, il mandarino. Il mandarino è incazzatissimo, eh. Cioè non gli dica cazzo, cioè, tipo mandarino, ego, eh? Ego macchietta, eh? Va bene. Beh, pure ego. Ego, va ego, bene, ego è un, no, va ego, bene. Ego è uno pseudo coso, uno pseudo, è un pianeta. Tant'è no, che l'hanno cambiato, non è un pianeta, infatti, nella infatti l'hanno cambiato. Cioè, nel senso, soltanto ci sono cose che tu non lo conosci, perché se tu vai a dire a chi conosce il mandarino, facciamo un mandarino macchietta, loro ti romperanno il cazzo, perché il mandarino è un cattivo fighissimo, è il main villain in tutta la trama, per carità, no, non si può toccare così il mandarino, perché ci sono state tutte queste critiche, quando è uscito Iron Man 3, io me ne ricordo, tutti i fan del mandarino rompevano il cazzo perché il mandarino era stato reso macchietta. Succede sempre così, perché tutti sti villain super fighi, quando poi li rendi macchietta, la gente rosica, ok? Secondo me, visto che la Marvel ha 8000 cattivi, che a me uno ogni tanto mi rendi macchietta, non me ne frega un cazzo, va bene così, vedo se il personaggio macchietta funziona meno, perché poi magari c'è il personaggio macchietta che non funziona, eh? Mica funzionano tutti come personaggi macchietta, però se funziona un personaggio in sé, a me che in realtà nei fumetti lui è fighissimo, ammazza tutti, figata. Modok ridicolizzato. Vabbè, buono sneakers. Mamma mia, quelli sono buoni per culo tuo. Sono buoni? Sì, tu, sì. Tu c'hai le papille gustative sul culo? No, no, tu quelli te li metti e ti aiutano ad andare al bagno. Prova, fai. Secondo me ti aiutano pure, no, a te. Io ce metti nel culo. Io le verdure le magno. Io il mio culo non lo tocco. Solo quei guanti. Vabbè, dai, voto al film. 6. È top 3 della nuova saga del multiverso. Medaglia di bronzo. 5 no, io 6 meno. 6 meno, io non gliela voglio dare la sufficienza, perché dai, comunque sia mezzo, dai, sono rimasto mezzo, molto molto contrariato dal momento di portare off character Kang. Quella cosa mi ha dato fastidio, perché Kang poi è un personaggio importante che te lo porti dietro, e quindi è importante che venga fatto bene. E poi la scena post titolo, dico, è veramente una cagata. Me la devono spiegare proprio bene adesso in futuro quella scena, perché altrimenti è proprio una merda, eh. E in realtà questa è fase 5, non però è ci fase sono 4. Cose che funzionano nel film. Vabbè, in realtà non questo è il primo della nuova meglio, fase, allora è il più bello della nuova saga. Vabbè, cioè, no, però comunque considerando di saga 4 meglio di Black Widow, è meglio di Love Shang and Thunder, è meglio di No Way Home, è meglio di Lanterns, è meglio di Shang-Chi, è meglio di Black Widow, è secondo soltanto a Doctor Strange che è primo e Black Panther che è secondo. Questo per me numero Black Panther, sì, ma per carità, sicuramente è meglio. Beh, di questo per me comunque sia il terzo posto, ma io Black Panther lo metto sotto, metto sopra Love and Thunder. Black Panther secondo me è un film terribile. Medaglia di bronzo se proprio lo devo mettere, se allargo la fase 4 con questo film alla fase 5. Poi quando uscirà tutta la fase 5, che sono per adesso soltanto Guardiani della Galassia 3, la pakistana con Mrs. Farber, il nuovo Capitano America Thunder, forse Blade. Una cosa, allora, il protagonista tra Wakanda Forever e questo Ant-Man, qual è meglio? Vabbè, il protagonista è questo, ma quello è stato un film retconnato. È facile rispondere, eh? Quello di Ant-Man, ok. E il villain è meglio questo o quello di Wakanda Forever? E questo è il villain della multisaga. Oh, non me devi rispondere con una domanda. Cioè, è quello di ma il film, ma il film l'ho apprezzato molto di più. I personaggi secondo te tipo Michael Douglas, Janet, eccetera. No, io ho apprezzato molto meglio questi, io o quelli di Wakanda Forever. No, non c'entra niente. Questo è un argomento nel fallace. No, io del film ho apprezzato molto di più l'intento. Mi è piaciuto il fatto che hanno messo dentro il Niño Sinamor, che mi è piaciuto un sacco. Niño Sinamor è fighissimo, è un personaggio fighissimo, il Niño Sinamor, anche perché lo comparirà di nuovo il Niño Sinamor. È meglio di Kang? Ma non è una questione, non è il gioco delle figurine, io parlo del sotto. Film, io parlo proprio del film in sé per sé. Il problema è che Kang si sminchia un po', no. Invece è il film in sé per sé. Ecco, il Niño Sinamor, per dire, è ridicolo lui con le alette, secondo me. Ma vabbè, cioè, anche lì il character design fa tanto. Cioè, se fosse stato un personaggio super figo, il suo problema è il design, perché poi come personaggio secondo me non è brutto. Ma insomma, pure lui alla fine si sminchia, alla fine lì la cosa del ti ammazzo, non ti ammazzo più, dai, su, per favore, sì, vabbè, lì cambia idea, merda, ma come tutti i finali si redime, perché alla fine non muore mai nessuno e si redime all'improvviso. Poi è la cosa bella di Wakanda Forever, è tutta la parte dei tributi, la cosa bella di Wakanda Forever, certo, i tributi all'attore morto.
Bellissimo. Ma dai, ma che, ma senti, per favore, veramente la, questa cosa, ma proprio, ma che poverata che bisogna ridursi a dire questo film è bello perché hanno fatto anche, il tributo all'attore morto. Dai, ma una scena e facciamo il tributo all'attore morto, però nel senso, chi se ne frega di farlo nel film, cioè è morto, ci spese un sacco, grande attore, eccetera eccetera. Detto questo, il film non si giudica per il film, no, per l'attore morto, dai, ma che discorso è? Ma non è che giudichi il film in base al tributo, è una variabile all'interno, no, non è, dell'economia, non è una variabile, come una variabile. Ma non è una variabile, niente, cioè non c'è, puoi fare un tributo e farlo male, cercare una cosa brutto. Positiva in Wakanda Forever è difficilissimo, la ma trama Wakanda... non funziona, i personaggi non funzionano. Vabbè, meglio lo è troppo lungo, la trama non fa ride, certo, meglio lo vent'anni, non è che sia meglio quello Thunder, no, penso, lo vent'anni è il più brutto. Sì. È il più brutto della fase. Vabbè, 4 allora guarda, me lo accollo da Maggi, che è una persona che non ride mai, che ha questa gimmick dell'ombroso tenebroso, mi accollo che mi dici che Lovent'Andre è il più brutto, ok, va bene, va bene, però a livello cinematografico quel Lovent'Andre almeno prende una branca di persone che la vuole far ridere e in alcuni punti quantomeno ci riesce. Wakanda Forever vuole essere un film introspettivo, profondo, con dei messaggi di action, è molto più non serio. Funziona in niente, è serio e non funziona, cioè, ma non è vero che non funziona, no, perché non è che se un film è serio in automatico funziona. Infatti è un film serio che non funziona, non funzionano i messaggi che vuole mandare, non funzionano gli approfondimenti dei personaggi, la caratterizzazione, non funzionano le dinamiche geopolitiche delle cose, non funziona un cazzo, ma sono tutti quanti con lo sguardo truce, cioè è l'unica cosa. E la tizia che cioè veramente, oh, la trama, oh, mamma mia, guarda, non mi ci fa ripensare Wakanda Forever, la tizia out of nowhere che costruisce affare, nessuno sa un culo, poi all'improvviso la prendono, la vogliono tutti, poi eppure questa costruisce in sto film, costruisce la super macchina con i nonnini, quindi va bene, cioè, infatti senso. Quello che ti ho detto è che continuano a rifare la stessa cosa, cioè e sono questi personaggi che non è, oddio, questa possiamo dire che quantomeno viene da una famiglia di tutti quanti super scienziati, ma comunque sia, secondo me, ma non è viene sempre da una famiglia, chi è la famiglia super scienziati da Bamboccio? Ma chi è? Stai scherzando? Ma no, chi è? Michael Douglas. Non sono Janet, i genitori. Ma sono i nonni. Non sono i nonni. Sono i nonni acquisiti? Non sono la famiglia. Sono i nonni. Ma vive con loro! Ma non è la famiglia! Ha vissuto 5 anni con loro perché non c'era il padre. Ma che dici? Ma ti svegli? Ma che cazzo dici? Ha vissuto con la madre? Con la madre vera, che se viene questa madre non c'è, ma in questo film non c'è. Che fanno i piani insieme da adesso, da adesso. Certo, perché lo dicono da tempo. Ma non è vero, perché lei nel secondo film sta coi cosi con la madre vera, e che semplicemente poi è cresciuta, è diventata grande e si è spostata di là. Ma è stata per tutta la vera vita con la famiglia sua, con la madre vera. Semplicemente poi è diventata grande, hanno torto la madre vera perché non serviva a niente, e ti hanno detto che è questa, è diventata la teoria nuova, insomma, tipo diventata famiglia acquisita da un anno, forse, due anni, da dopo Endgame. Beh, allora, è diventata la famiglia acquisita. Tu consigli lui, allora, il padre è lo scienziato. Chi il padre è lo scienziato? È Ant-Man, è lo scienziato. Scienziato, no? Di che? Lui, Scott Lang, è uno scienziato. Di che è scienziato Scott Lang? Che lavorava a fare i cosi dolci. Di che è scienziato Scott Lang? Quindi Ant-Man, allora, considera che Ant-Man nei fumetti ha creato Ultron. Ma non nei film, però. Okay, quindi mo va bene. No, non è che va bene. Io ti sto dicendo, tu mi dici lui viene dalla famiglia scienziati. Non è vero. No, il padre è un coglione, la madre è una persona normalissima. No, è perché loro riprendono, lo riprendono la storia. In questo caso non gli hanno messo il padre scienziato, gli hanno messo il nonno scienziato. Ma non è nemmeno, okay, non è vero, semplicemente lei è diventata una tizia che nel giro di 2 anni si è messa insieme a 2 tizi. Loro sono gli scienziati. Lei non si sa perché è diventata OP. Cioè lui, Scott Lang, è un incompetente. Nel primo film non sapeva manco premere bottoncino. Gli hanno messo il nonno scienziato al posto del padre scienziato. Ma la caratterizzazione, probabilmente nei fumetti, sì, io non l'ho letti tutti i fumetti, però immagino che la figlia di Scott Lang sarà una genietta, perché il padre è un genio. Ok? E quindi che hanno fatto? Scott Lang l'abbiamo fatto un coglione, gli mettiamo il nonno e gli fai fare la stessa dinamica. Sì, ma lei sta tipo lì da un anno, forse due. Vabbè, da dopo comunque sia, detto questo, io sono d'accordo, l'ho detto all'inizio del film, che continuano a fare queste teenager geniali, senza difetti. E vabbè, i motivi li sappiamo, per cui mo gli è presa sta cosa, e che sono fotocopiati con lo stampino. Infatti è una merda sia questa sia la tizia
in Wakanda Forever. Sì, ma la notizia è Wakanda Forever. Ti dicono che è un genietto della... della... No, ti prego, ma... È un genio. Iron Heart, ti prego. No, è una merda, almeno quella una lì... merda. No, almeno quella lì ti dicono... È un genio e da quando è bambina costruisce cose, ha costruito la super mega tripenda. No, da quando è bambina cosa? L'ha costruito sei mesi fa. Ah, fa guarda che può essere uguale a, alla figlia di Scott Lang, allora. Cioè, la teoria è la stessa, possono essere tutte e due geni per conto loro. Con la differenza che tu sai che almeno c'è qualcuno con lei che fa lo scienziato. Lei, con l'altra, non caso, la famiglia, non perdiamo tempo a caratterizzare i personaggi. In caso, ti hanno fatto vedere che quella è realmente un piccolo genio. Questa non l'hanno fatta vedere da bambina, non era un piccolo genio. Ma non era semplicemente bambina, che cazzo dici, Maggi? Ma di Wakanda Forever, di Wakanda Forever non la vai mai vedere, quindi non mi puoi dire che in Wakanda Forever l'hanno caratterizzata che era un genio da bambina. No, chi è Wakanda, Maggi? Wakanda Forever, semplicemente quel personaggio nasce come piccolo genio. Questo qui, dato che l'hai visto in altri film, non nasce così. L'hanno retconnato dopo per far vedere che gli serviva la scena di lei che costruisce cose con gli altri due. Ma quello non nasce con un piccolo genio. E allora che fa a quando la bambina ha 6-8 anni, non è che gli fai fare? No, ma quella bambina è semplicemente perché poi la vedi pure nel secondo film, non è un genio. Lazzaro, perché lui la va a cercare dopo Cittone? In Avengers. E quella semplicemente ti fanno vedere che la ci hanno pensato dopo e la dobbiamo far finta di rendere un genio. Ma non l'hanno pensato così. L'altro invece almeno l'hanno pensato genio. Più piacere o non piacere, ma l'hanno pensato genio. Questa no, perché gli serviva la scelta. Ma no, infatti io dico che sono proprio personaggi di merda. Non caratterizzati per non per queste cose basiche. Che lei subisce razzismo e è un genio, costruisce cose che nessuno scienziato al mondo sa costruire, ma sta ancora a iniziare a empatizzare le ragazzine e non bisogna dire niente, che quella ha costruito una cosa che cambia il mondo e gli lasciano fare in direzione a cui c'è nessuno, è una diosa anche sì, ma non è una cosa che non è lì, non pensiamo qualcosa, ma scialla e non scioglie. Questo è esotificabile dal fatto di che dice che semplicemente la tengono sotto controllo, ma sanno dov'è la cosa di cosa fare, l'università. No, se ci sono degli semplicemente perché devono avere un attacco di drama, perché l'attacco di drama è giustificato, perché non è un drama, perché lo stesso ci vuole andare per improvviso. Quando lo vanno a prendere, devo andare, ho deciso di non la CIA realmente prenderla, prima no, mesi e mesi no, il giorno di quando io voglio andare, ci vanno quei della CIA, ma come mai? Ma perché la tizia ti dice la tizia quell'altra, la quella che sta con Hobbit, che ha cominciato a sospettare, infatti ci fosse qualcosa sotto. E poi lì che semplicemente prendono in considerazione il fatto che questa c'ha qualcosa da nasconde, che già che ci sarà lei una tesi, non c'ha qualcosa da nascondere, che sta tramando che vuole andare. Grazie Livio. Quello è dopo, no, lei ce l'ha subito. Lui lo prende subito, lei lavora per lui, lui lavora per lei. E lui fa il magazine, altra fine, che dice, ma non è che ecco, viene quella data, di lui vuole andare dopo, perché lui lasciava appendere la ragazza, noi vuole andare, che sta facendo, io vuole andare, si lasciava appendere la ragazza, neanche si sa che i vuole andare, stanno nascondendo qualcosa, lui capisce. Ma cosa c'è? Ma cosa c'è da ragazzino? Non vuole gli anni, però vuole che sai, non vuole ragazzino, non vuole gli anni, perché sanno che ci stanno, non vuole andare dentro, non lo sanno. Non lo sanno. No, non è vero, perché quello che gli dice il tizio, che è il coso Bilbo Baggins, quello che dice ogni wakandiani, riguarda le dinamiche geopolitiche. Ma la tizia non c'è un cazzo. Non è vero, perché lei sono la tizia, ma non è resera. Ma io diceva la tizia, so che questa per quella è condotta, perché è condotta. Non c'è niente con la ragazza. No, perché poi semplicemente in un'occasione specifica loro sanno che anche lì trovano e possono trovare i wakandiani. Perché stanno cercando i wakandiani. E poi vanno a cercare il Wakanda, ma andiamo a cercare l'università in America. Ma perché li stanno prendendo? Tra l'altro lei in quel momento, cioè lei è sempre tenuta sotto controllo, semplicemente gli fanno fare l'università. Ma anche lei e sto genetto del cazzo e la lasciano così a piede libero. È controllata a distanza, cioè controllata a distanza e di conseguenza gli fanno fare l'università facendone credere che in realtà lei c'ha libera. Invece poi la vogliono capire. Poi la vogliono capire perché si rendono conto che sta mettendo in condotta con la pendiana. Ma quella manco ci vuole andare con la pendiana. Ma loro che sanno, che bando la pendiana, perché non se la stanno in culo. Ma no, è che se... Se la vedi con la pendiana, io aspetta, fammi intervenire prima che succeda qualcosa. Per dire qualcosa di brutto, no, è giusto così. Vabbè, comunque sì ragazzi.
Questo è top 3 sto film, cioè non è sta merda, cioè top 3. Poi vediamo come fanno la fase 5. Merda è Wakanda, mica questo. Wakanda è fatto molto meglio. Io sono d'accordo su questo, che non è fatto, questo è fatto meglio. Questo è fatto peggio di Wakanda, ma è sicuramente fatto meglio di Thor Love and Thunder. Questo almeno è un film con senso. Io non sto discutendo su Love and Thunder perché ho capito il motivo per cui non ti piace, io discuto sul fatto che sia fatto peggio di Wakanda, cioè Wakanda Forever è un film di merda. E comunque sia ragazzi, ci vediamo domani pomeriggio. Domani pomeriggio si fa festa. Si fa festa. Peccato che la festa dura poco. Ah, domani c'è il capitolo di Dragon Ball. E anche quello di My Hero Academia. Che il capitano dice che è il migliore della storia. Vediamo, sono curioso. Poi domani sera, ragazzi, torna Maggi contro i Grifo merda. La prima parte è stata un fallimento. Io chiedo il riconteggio della... come si chiama? Di Wizarding World. Mi dispiace Maggi, ma ormai... Perché? Hai pensato, hai preso il tuo tempo, nessuno ti ha corso dietro. Hai fallito. Allora, Maggi, diciamo hai che... scelto tu consapevolmente. No, sì, però... Nessuno ti se obbligato. Rifaccio il test sono sicuro che non esce quello. Perché tu lo fai apposta. No, perché non esce quello che pensate voi. Ma ormai è uscito quello. Cioè, non è che quando fai... un'audizione a una scuola poi fai se me lo fate rifalo passo. No, non è serpe verde la mia casa. Che cos'è? Corvo nero. Perché è nero? No, non... rifacendo il test, rispondendo in modo rosso come me. Quindi stai dicendo che hai mentito in live, no? No, è che secondo me secondo me ci sono delle domande che se messe insieme ad altre domande danno altre risposte. Vabbè, però posso dire che allora perché dovrebbe essere Corvo Nero e non Tasso Rosso? È uscito una volta l'altra. No, perché l'ho rifatto 3 volte e mi è uscito 3 volte Corvo Nero. E questo invece è strano. No, l'unica volta che non è uscito Corvo Nero è in live. È ufficiale che sei Tasso Rosso come me. Vedi, lo dicono tutti che io sono proprio come indole tasso di Corvo Nero. Anche a me diciamo tutti Corvo Nero, sono uscito Serpe Verde. Ma collo Serpe Verde. Mi dicono tutti che sono Tasso Rosso. Sono tasso rosso perché sono onesto. Lui è vero. Io sono come mi vedi. Vedi, invece... Ma ti dirò, ma guarda che c'è per me Tasso. C'è l'unica vera merda si chiama Grifondoro. Infatti io non... Ti sei salvato. Tasso Rosso. E vabbè, sei nell'altra metà bassa. Vicino alle cucine, con me. No, te stai proprio da un'altra parte. No, stiamo in stanzi. No, ma sì, non penso sì, proprio. Sì. No, per me invece è Corvo Nero, Grifondoro, Serpe Verde, Tasso Rosso. Quindi anch'io sono la mia metà bassa, però non la peggiore. Va bene ragazzi, ci vediamo domani. Ciao bella raga, buonanotte. Ciao. Tasso rosso.